Tutti. Allora, sulla questione della violenza e dei femminicidi, gli ultimi dati disponibili, che sono anche un po' datati, sono del 2018, ci dicono che in Italia nel 2018 ci sono stati 133 femminicidi e nell'80% dei casi, quindi 8 donne su 10, sono state uccise da un uomo che faceva parte della cerchia familiare della vittima. Questo già ci dice molto. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, i dati sono altrettanto significativi. Uno su tutti, il gap salariale. Nel lavoro dipendente le donne sono pagate il 23% in meno rispetto agli uomini, percentuale che sarà il 29% per il lavoro autonomo. Ora, diciamo, queste mobilitazioni hanno riportato in primo piano il tema dell'oppressione di genere e in quella fase lì le idee femministe sono tornate a godere, diciamo, di una discreta popolarità tra un settore seppur limitato di attivisti e di giovani. In vista della fase che si apre e diciamo, del protagonismo che la lotta di classe sta iniziando a riconquistare e sicuramente avrà nel prossimo periodo, basti guardare quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove appunto noi diciamo non si tratta di una rivolta ma di una rivoluzione. Quelle mobilitazioni sono, come dire, le mobilitazioni che stiamo vedendo oggi sono state precedute da una serie straordinaria di scioperi, quindi la classe lavoratrice si sta assolutamente mobilitando in maniera generalizzata e noi crediamo che sia importante provare come dire, inquadrare anche la lotta di liberazione delle donne, la lotta contro la violenza di genere in una cornice più larga, visto, diciamo, il momento storico. Noi da marxisti ci battiamo per i diritti delle donne, esattamente come le femministe, e contro l'oppressione di genere. Tuttavia, inseriamo questa rivendicazione, che consideriamo assolutamente centrale, all'interno di una lotta di carattere, diciamo, generale, contro il sistema economico capitalista e la società che ne è il prodotto. Questa impostazione, appunto, marxista non deriva da, come dire, un'astrazione, una necessità di distinguersi che non ha delle basi materiali, ma è il prodotto di una indagine scientifica che il marxismo ha portato avanti, ha condotto sulla questione femminile e che adotta un punto di vista peculiare, specifico, che è quello di classe. Ora, se noi vogliamo comprendere, come dire, come poter combattere l'oppressione femminile, ci dobbiamo porre delle domande. In primo luogo, quando e per quali ragioni materiali nasce il patriarcato? Quando e perché le donne sono state relegate ad una condizione di subalternità che continua a perdurare? I dati, diciamo, sono schiaccianti, lo dimostrano, le condizioni di vita i milioni di donne sono quelle che conosciamo bene sotto il capitalismo. Non si può prescindere dal, come dire, rispondere a queste domande se si vuole identificare la corretta strada per poter, come dire, combattere, superare una volta e per tutte l'oppressione di genere. Ed è quello che hanno fatto Marx ed Engels analizzando lo sviluppo della società umana, non solo sul piano economico, sicuramente sul piano economico, ma anche sul piano culturale e del rapporto tra i generi, tra i sessi, analizzando l'origine dell'oppressione femminile e in qualche misura ponendo di fatto le basi, diciamo, teoriche per il suo superamento. Da questo punto di vista, uno dei contributi teorici più significativi che il marxismo ci lascia è il testo che andiamo, la prima parte del testo in realtà che andiamo a discutere oggi, che è appunto L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, di Engels, dove Engels, ci dimostra come l'organizzazione della società e anche le diverse forme di famiglia che si sono susseguite, che sono esistite nella storia del genere umano, di fatto non sono fisse, cioè sono mutate nel tempo in relazione a cosa? In relazione allo sviluppo delle forze produttive. E ci dimostra come di fatto la genesi del patriarcato e quindi l'oppressione femminile che ovviamente ne consegue, sono legate alla nascita della proprietà privata della storia, diciamo, del genere umano. Engels, la cosa interessante è che ci mostra, come dire, la natura contingente di istituzioni come la famiglia, come lo Stato, e di conseguenza ci invita a non considerarle, come dire, sempiterne e immutabili.
già nel titolo, insomma, il termine origine ci dice tanto, no? Cioè tutto quello che ha un'origine può avere sicuramente una fine. E la storia del genere umano è caratterizzata da molti esempi di questo tipo. Noi oggi, come dire, siamo portati, oggi un po' meno sicuramente, però insomma, siamo portati a pensare ad esempio che il capitalismo sia sempre esistito e esisterà sempre, così come lo Stato che lo serve, così come la famiglia monogamica che rappresenta la struttura di base, il puntello di questo sistema. Li viviamo come appunto entità immutabili che non possono essere cambiate, che non possono essere rovesciate. Nulla di più falso. La storia dell'uomo è stata caratterizzata da continue evoluzioni da questo punto di vista, da un sistema economico, da un modo di produzione ad un altro, da un tipo di organizzazione sociale ad un'altra. E la famiglia, da questo punto di vista, non fa alcuna eccezione. E proveremo, diciamo, a spiegare perché partendo proprio da questo testo. Allora, come spiegavo, Engels trae spunto dagli studi di Morgan, un etnologo e antropologo statunitense vissuto tra il 1818 e il 1881, che tra i fondatori dell'antropologia culturale, che trascorse gran parte della sua vita presso la comunità degli Irochesi, che è una popolazione di nativi americani che stanziavano originariamente tra gli attuali Stati Uniti e il Canada. Morgan, oltre a questa esperienza molto lunga nella sua vita, diciamo, ne condusse tante altre, frequentò molte comunità, molte tribù, e studiò di fatto la storia primitiva umana, classificandola in varie epoche, in particolare lo stato selvaggio e la barbarie, e poi si interessò chiaramente anche al passaggio di transizione all'ultima di quei, diciamo, all'epoca della civiltà. Ora, Morgan in buona sostanza, come dire, questa classificazione la fa sulla base di cosa? La fa diciamo, sulla base di come evolve, di come procede appunto lo sviluppo delle forze produttive. Quindi in buona sostanza di come l'uomo si ingegna, migliora nella sua capacità, diciamo così, di dominare la natura e quindi di procurarsi i propri mezzi di sussistenza. E da questo punto di vista analizza e ripercorre la storia della famiglia, quindi dell'istituzione familiare, che poi diventa di fatto istituzione sociale, società, e che procede di pari passo con lo sviluppo delle forze produttive. E da questo punto di vista scrive una cosa interessante: la famiglia è l'elemento attivo, essa non è mai stazionaria, ma progredisce da una forma inferiore ad una superiore, nella misura in cui la società si sviluppa da uno stadio inferiore a uno stadio superiore. Non diamo, diciamo, un giudizio di valore sui termini superiore e inferiore, ovviamente lui intende lo sviluppo appunto delle forze produttive, cioè il diventare sempre più complesso. Quindi Morgan ripercorre appunto a ritroso la storia della famiglia fino, diciamo, alle origini, scoprendo che appunto ad ogni epoca in virtù dello sviluppo delle forze produttive esiste un certo tipo di forma familiare che via via si modifica. Si modifica in quale modo? Si modifica restringendosi, cioè i rapporti familiari vanno appunto a contrarsi, a restringersi, e mentre inizialmente, poi vedremo, la forma familiare in buona sostanza corrisponde alla forma sociale, corrisponde alla tribù tutta, mano a mano si va a restringere fino alla monogamia per delle specifiche esigenze materiali che poi vedremo. In questo lungo passaggio, cosa succede? Succede che la posizione della donna si modifica all'interno dei clan, delle tribù, delle comunità, si modifica diventando subalterna di fatto. Allora, io credo che possa essere utile, diciamo, innanzitutto capire cosa si intende per sviluppo delle forze produttive, poi vedremo come questi cambiamenti nello sviluppo delle forze produttive appunto diano il via a una serie di cambiamenti profondi nelle strutture familiari e sociali. Allora, diciamo, nello stadio inferiore dello stato selvaggio, quindi che corrisponde al paleolitico, i mezzi di sussistenza di fatto erano rappresentati da quello che la natura poteva offrire, erano società di fatto di raccoglitori, ecco. Quindi gli uomini si cibavano di quello che trovavano e che la natura poteva loro
offrire spontaneamente e non erano in grado, in buona sostanza, di esercitare un vero e proprio controllo sulla natura per poter appunto dominare in qualche misura la produzione. Il passaggio allo stadio intermedio, lo stato selvaggio, è caratterizzato dalla scoperta del fuoco. Questa cosa è interessante perché permette, e questo dà la misura di quanto poi la materialità e le condizioni materiali in cui gli uomini vivono producono dei cambiamenti nelle strutture sociali, perché diciamo, la scoperta del fuoco permette all'uomo di introdurre il pesce banalmente nella propria alimentazione e questa cosa dà il via alle migrazioni. In quale modo? Perché gli uomini banalmente iniziano a seguire i corsi d'acqua, le coste, i fiumi, eccetera, in cerca di cibo e scoprono nuove terre che offrono loro chiaramente delle possibilità. Nuove, perché ci sono nuove materie prime che vengono appunto scoperte e l'uomo inizia appunto questo processo in cui, come dire, inizia ad accumulare esperienze, capacità e ad esercitare un primo, seppur rozzo, come dire, no? Controllo sulla natura, quindi utilizzando il proprio ingegno per potersi procacciare il proprio sostentamento. In questa fase qui la forma familiare qual è? È quella che dicevo prima, è il matrimonio di gruppo, ossia questa è la forma familiare, diciamo, più antica di cui noi abbiamo una testimonianza. In questo tipo di famiglia, di fatto, una famiglia, come dire, estremamente allargata, gruppi di uomini e gruppi di donne nascono già, come dire, sposati, tra virgolette, gli uni con gli altri. Il matrimonio di gruppo non è uno solo, si evolve anche il matrimonio di gruppo con forme differenti. Prima battuta esiste la famiglia per consanguineità, in cui appunto tutte le generazioni del clan, della tribù, in tutte le generazioni gli uomini e le donne di quella generazione, quindi tutti i nonni, tutti i figli, tutti i nipoti, eccetera, nascono, diciamo così, già sposati tra di loro. Quindi di fatto la famiglia corrisponde alla tribù tutta, alla società tutta. Man mano che si va avanti, questo tipo di legami vanno sempre più a restringersi attraverso delle limitazioni che gli uomini iniziano a, come dire, a elaborare all'interno di queste forme familiari. Nonostante ciò, diciamo, nel matrimonio di gruppo, l'organizzazione delle comunità è un'organizzazione di tipo comunista, il famoso comunismo primitivo. La proprietà privata non esiste, quindi tutto quello che viene prodotto, tutto quello che viene inventato appartiene appunto alla comunità. Questo tipo di organizzazione sociale darà, diciamo, la genesi alla gens, che è, come dire, costituisce la base dell'ordinamento sociale di tutti i popoli barbari della terra. Qual è la caratteristica fondamentale su cui io voglio sottolineare, perché poi tornerà importante nel nostro ragionamento? La caratteristica fondamentale di questo tipo di appunto, famiglie, di organizzazione sociale, è che la paternità ovviamente non può essere certa. Per tale motivo la discendenza è dimostrabile unicamente per linea materna. Questa è la caratteristica tipica dello stadio selvaggio e anche della prima parte dello stadio della barbarie. E quindi di fatto anche tutti i rapporti ereditari che risulteranno appunto dal riconoscimento esclusivo dell'ordine di discendenza per parte di madre, che poi Bachofen designerà come diritto matriarcale, di fatto sono il motivo fondamentale per il quale a un certo punto della gli uomini, e questo punto della storia coincide con la nascita della proprietà privata, gli uomini tenteranno e riusciranno nel loro intento, di sovvertire questo ordine di cose abbattendo il matriarcato. L'epoca successiva, cioè l'epoca della barbarie, è caratterizzata da due elementi, rispetto al processo produttivo di cui parlavo, che sono fondamentali, ossia l'allevamento e la coltivazione. E più in generale, un po', soprattutto la parte superiore della barbarie è caratterizzata da uno sviluppo delle forze produttive incredibile, inimmaginabile. Non ho il tempo di dire tutto quello che è stato inventato, tutto quello che gli uomini hanno appreso in quel lungo periodo, tuttavia basti pensare che, ad esempio, si inizia a lavorare
il ferro artisticamente, quindi nasce l'architettura come arte, la mitologia, l'epica america, eccetera. Per cui è un, oltre a tutto quello che è la produzione anche materiale, l'olio, il vino, la costruzione di navi, eccetera. Questi tre elementi, l'agricoltura, l'allevamento e lo sviluppo delle forze produttive in generale, cosa producono? Producono un cambiamento profondo nella struttura sociale perché di fatto i mezzi di sussistenza a disposizione, degli uomini diventano, come dire, illimitati di fatto, cioè si produce un surplus, quello che viene prodotto non deve essere più consumato nell'immediato, non c'è più l'idea di appunto cacciare e consumare subito, ma si può, come dire, mettere da parte un surplus, un qualcosa che è in più che deve essere chiaramente poi preservato e vedremo come. In questa fase la forma familiare caratteristica è la famiglia di coppia, quindi assistiamo già a un grosso restringimento rispetto al matrimonio di gruppo. Ora, nella prima parte della barbarie, anche nella famiglia di coppia, diciamo, l'amministrazione domestica, sociale, è ancora di tipo comunista, comunista primitivo, quindi non esiste la proprietà privata. L'elemento interessante è che in questo tipo di organizzazione sociale, le donne appartenevano tutte o quasi alla stessa gens, mentre erano gli uomini che provenivano appunto da gens diverse, e questa organizzazione vedeva il predominio di una gens, che è quella femminile, sulle altre. Ed è questo il motivo per cui la donna in questo tipo di società aveva un ruolo molto importante, diciamo, godeva presso queste tribù di grande rispetto, di grande libertà, ed era, si può dire, un po', le donne erano la massima autorità all'interno di questi clan. C'era già una divisione del lavoro anche all'interno di queste società, dove il lavoro domestico era prevalentemente appannaggio delle donne e il lavoro, diciamo, produttivo legato al procacciare, appunto, il sostentamento era più appannaggio degli uomini per delle caratteristiche però diverse da quelle che noi conosciamo oggi. Cioè non c'era, questa divisione del lavoro non dipendeva da una sottomissione della donna, tutto il lavoro era importante. Allo stesso modo, sia quello maschile che quello femminile. Dipendeva dalle caratteristiche anche biologiche, diciamo, e dalle differenze tra appunto gli uomini e le donne. Banalmente, le donne, portando avanti la gravidanza, diciamo, naturalmente poi si occupavano della prole. Con lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento degli animali, le cose cambiano significativamente. Perché? Perché diciamo, nella fase precedente le ricchezze alla fine fisse delle comunità consistevano, non so, nella casa, nei vestiti, negli attrezzi per procurarsi il cibo, eccetera. Ora che le ricchezze aumentano considerevolmente in termini di bestiame, riserve di cibo, eccetera, armenti, questa ricchezza accumulata inizialmente apparteneva, come spiegavo prima, a tutta la comunità, a tutta la gens, ma presto, anche se non sappiamo, come dire, datare questo passaggio storicamente, si sviluppò la proprietà privata degli armenti. Quindi, in buona sostanza, queste ricchezze caddero in mani, appunto, nelle mani di pochi, in buona sostanza. Che cosa produsse l'avvento, la nascita della proprietà privata? Beh, ebbe due conseguenze fondamentalmente. La prima fu la schiavitù. Allora, conflitti, guerre tra i vari clan, tra le varie tribù, ce n'erano anche prima, anche in precedenza. Tuttavia, in precedenza, cioè per i barbari dello stato inferiore, per intenderci, lo schiavo non aveva valore, cioè i nemici che venivano vinti in battaglia molto spesso venivano addirittura annessi con pari diritti all'interno della comunità. Tuttavia adesso le esigenze produttive sono cambiate, soprattutto sono aumentate, c'è bisogno di forza lavoro, cioè di qualcuno che sorvegli il bestiame, che lavori la terra e via discorrendo. E la famiglia che si è ristretta, come spiegavo prima, non si moltiplica più così rapidamente per fare fronte a tutte queste, diciamo, esigenze produttive di lavoro. E quindi è in quel passaggio storico lì che gli schiavi acquistano di fatto un valore di scambio, cioè iniziano ad essere venduti e comperati. E questo passaggio è un passaggio molto interessante perché coinvolge di fatto anche le donne,
ossia in quale modo il progressivo restringersi della cerchia familiare, come spiegavo prima, cosa ha prodotto? Ha prodotto il fatto che gli uomini, sembra brutto dirlo così, però di fatto è quello che accadde, iniziarono a trovare difficoltà nel appunto trovare delle partner femminili. E fu in quel passaggio lì, con la restrizione appunto delle strutture familiari, che si sviluppò l'odiosa pratica del ratto e della compera delle donne, quindi schiavi e uomini, di fatto uomini che poi diventavano schiavi e donne, iniziano ad avere un valore di scambio, ad essere appunto sottomessi e trattati appunto come oggetti. Con il passaggio delle ricchezze appunto dalla gens al capofamiglia e nelle mani di pochi capifamiglia, le fondamenta della società basata sul matrimonio di coppia, sul diritto matriarcale, cioè, iniziano ad essere minate e in quel momento lì la divisione del lavoro tra uomini e donne assume un valore diverso, molto più simile a quello che noi conosciamo oggi. Perché? Perché l'uomo di fatto è il proprietario dei mezzi di produzione, cioè dei mezzi necessari a procurarsi, diciamo, il sostentamento, il cibo, eccetera. E quindi l'uomo domina il lavoro produttivo. E questo chiaramente all'interno della famiglia lo mette in una posizione di vantaggio rispetto alla donna. I compiti domestici della donna, che prima avevano un grande valore nelle comunità precedenti, iniziano a diventare di fatto improduttivi perché non possono essere scambiati, non hanno valore da questo punto di vista. E l'affondo definitivo al matriarcato viene dato poi dall'elemento ereditario. Perché? Perché in queste società dove appunto oramai la ricchezza era passata in mani private, come dire, questa ricchezza doveva essere in qualche modo preservata, ed era una ricchezza che era nelle mani degli uomini, e di fatto, secondo il diritto matriarcale che allora vigeva, se un uomo moriva, i suoi figli rimanevano appunto diseredati. Era quindi necessario sovvertire questo ordine di cose e, come dire, sovvertire l'ordine di successione per linea matriarcale per poter mantenere appunto il patrimonio. Quindi la discendenza matriarcale fu rovesciata e fu introdotta la linea di discendenza maschile e il diritto ereditario patriarcale. Questo segna di fatto la sconfitta storica generale del sesso femminile, cioè da quel momento l'uomo prende in mano appunto le redini della casa, la donna viene degradata, viene asservita, viene resa schiava e di fatto uno strumento atto alla procreazione dei figli. L'ultimo passaggio si compie con la nascita della famiglia monogamica tra lo stadio intermedio e superiore della barbarie, e in questa fase ormai il dominio dell'uomo all'interno delle mura domestiche e della famiglia è ben saldo. Il matrimonio monogamico non è come il matrimonio di coppia, che era un matrimonio che poteva essere, diciamo, soluto da ambo le parti con una certa facilità. Nel matrimonio monogamico il vincolo coniugale è molto molto saldo. Oltre a questo è molto saldo, però, come dire, può essere soluto soltanto dall'uomo, cioè l'uomo può ripudiare la propria moglie, differentemente invece la moglie non può fare lo stesso nei confronti dell'uomo. Oltre a questa cosa qui, l'infedeltà femminile viene duramente punita, perché è chiaro che se l'intento è quello di preservare come dire, la castità della donna per avere la certezza della paternità, l'infedeltà femminile diventa un qualcosa che deve essere duramente punito, diversamente quella maschile diviene un costume assolutamente normale e tollerato. La monogamia da questo punto di vista, diciamo, non fu, come noi forse possiamo pensare oggi, il prodotto, come dire, dell'amore individuale, ecco, fu, diciamo, storicamente rappresenta la vittoria della proprietà privata sulla proprietà comune, naturale, originaria, sul comunismo primitivo. L'asservimento del genere femminile da parte del genere maschile, diciamo, prende forma diciamo, nella monogamia, che è di fatto la proclamazione di un contrasto tra uomini e donne, tra i sessi, che fino a quel momento, diciamo, era sconosciuto. Ora, Marx ed Engels spiegano che di fatto all'interno della famiglia
si consuma la prima oppressione di classe, cioè l'uomo è di fatto il borghese, è colui che ha nelle proprie mani la ricchezza, i mezzi di produzione, e la donna, appunto, simbolicamente è la proletaria, cioè quella che può vendere soltanto la propria forza lavoro, può soltanto appunto lavorare all'interno delle mura domestiche. E di fatto Marx ed Engels spiegano come la famiglia monogamica sia in qualche misura la molecola, il mattone di base, la forma appunto molecolare nella quale in piccolo si riproducono tutti quei rapporti di dominio, tutti quegli antagonismi, tutte quelle contraddizioni che noi possiamo ritrovare nella società capitalista anche oggi, no? Quindi la famiglia monogamica, la schiavitù e la proprietà privata di fatto inaugurano, diciamo così, quell'epoca in cui, come dire, il benessere e lo sviluppo dell'uno si compie sulle spalle dell'altro, sulla base dello sfruttamento dell'altro, del dominio, della repressione, eccetera. Ora, posto che abbiamo provato, diciamo, a spiegare come l'oppressione di genere e tutti i comportamenti poi violenti ed efferati che ne derivano, che la caratterizzano, e il patriarcato in termini generali hanno origine, come dire, originano dalla nascita della proprietà privata e della famiglia tradizionale, che ne è proprio, diciamo così, il puntello. Vediamo cosa succede con l'avvento invece del capitalismo. Allora, come Engels spiegava, appunto, le condizioni dell'oppressione femminile all'interno della famiglia dipendono in realtà da fattori che si sviluppano al di fuori della famiglia, cioè che sono appunto collegati allo sviluppo delle forze produttive, della nascita della proprietà privata e via discorrendo. Tuttavia, la questione, diciamo, della divisione del lavoro che spiegavo prima, cioè il fatto che il lavoro della donna diventa improduttivo e che quindi per questo motivo la donna viene messa in una posizione subordinata rispetto all'uomo, è anche il motivo per cui poi Marx ed Engels spiegano, o meglio ravvisano come condizione necessaria per la liberazione della donna, il suo reinserimento dentro il processo produttivo, dentro il ciclo produttivo. Ecco, per quanto riguarda, come dire, la nostra classe sociale, la classe delle proletarie, lo sviluppo del capitalismo, lo sviluppo del modo di produzione capitalista gioca un ruolo anche, diciamo, progressista in una prima fase. Perché? Perché attraverso il capitalismo la donna viene inserita all'interno del ciclo produttivo ed esce di fatto dalle mura domestiche, dall'isolamento e all'interno dei luoghi di produzione sperimenta tutta una serie di elementi che l'aiutano appunto ad emanciparsi. Ma cos'è che la emancipa? Non la emancipa il fatto stesso di per sé di lavorare e basta, perché all'interno dei luoghi di lavoro la donna conosce un secondo tipo di sfruttamento, cioè quello del padrone nei suoi confronti in quanto lavoratrice. Cos'è che l'emancipa realmente? L'emancipano i legami di solidarietà che può sperimentare a fianco alle compagne e compagni di lavoro all'interno del processo della lotta di classe, che inserisce la donna, come dire, in una dimensione collettiva e in buona sostanza fa cadere anche tutto il velo di ipocrisia che c'è sull'istituzione familiare, per cui la prima emancipazione passa già nel comprendere, comunque nel riconoscere che la prima oppressione è quella che si consuma all'interno della famiglia. Tuttavia, in questa appunto nuova dimensione, come spiegavo, la donna scopre una nuova forma appunto di oppressione. Ora, spiegavo prima che la donna non si emancipa solo perché va a lavorare sotto il capitalismo, assolutamente. Perché? Perché il capitalismo, per quanto possa aver giocato un ruolo anche progressista in questa prima fase. In ogni caso, il capitale non ha alcun interesse che la donna si emancipi per una serie di ragioni. In primo luogo, perché le donne debbono essere come dire, per la classe dominante, per il capitale, mantenute in una condizione di ricattabilità. Cioè, se pensiamo ad esempio alle dimissioni in bianco, no? Che sono un fenomeno, diciamo, che riguarda tutti le donne anche nei paesi più avanzati, che consideriamo più avanzati, di fatto le donne rappresentano manodopera più flessibile, a costo più basso, che fa appunto crollare il costo del lavoro, esattamente come accade per i lavoratori immigrati.
In secondo luogo, il conflitto tra uomini e donne, il conflitto di genere, è per i padroni, per i capitalisti, un grimaldello per spaccare il movimento operaio su base di genere. Anche qua, esattamente come succede con i lavoratori immigrati, no? Dove appunto la retorica della classe dominante è quella di mettere gli uni contro gli altri. In terzo luogo, come dire, sappiamo perfettamente che il capitalismo, soprattutto diciamo, in una fase come quella che stiamo vivendo di profonda crisi economica, ha bisogno di restringere il welfare, di tagliare lo stato sociale, di attaccare appunto la sanità, la scuola e tutto il resto, e per poterlo fare chiaramente ha bisogno del ruolo di supplenza che le donne giocano nel lavoro domestico, nel lavoro di cura, riducendo quello che dovrebbe essere, come dire, una responsabilità collettiva a un problema, diciamo, di fatto di natura privata e personale. Differentemente, una società basata invece sulla socializzazione del lavoro domestico e di cura, quindi una società socialista come noi la immaginiamo, quella per cui noi ci battiamo ogni giorno, permetterebbe di fatto di liberare le donne dal lavoro domestico, eliminando le basi stesse dell'oppressione di genere. Ora, in questo noi, io non lo dico in modo astratto, ne abbiamo un esempio concreto. Ne abbiamo un esempio concreto nella rivoluzione d'ottobre, sulla quale io vorrei spendere alcune parole. Innanzitutto mi preme dire che le donne giocarono un ruolo di primissimo piano non solo nella rivoluzione d'ottobre in sé, ma anche in tutti gli anni, i decenni precedenti, diciamo preparatori, quindi sotto lo zarismo di fatto, per cui immaginiamo una società estremamente arretrata, le donne giocarono un ruolo di primo piano, ad esempio con l'attività all'interno dei primi circoli di propaganda socialista e anche attraverso l'organizzazione di una serie di scioperi molto importanti, come ad esempio quelli di Mosca del 1875, attività per la quale peraltro molte di queste donne furono condannate duramente, con pene molto dure, in quello che poi passerà alla storia come il processo delle donne moscovite. Nel 1917 la rivoluzione d'ottobre trionfa sotto la guida dei bolscevichi e a questo processo presero parte le donne, ne furono assolutamente protagoniste, non solo le dirigenti del partito bolscevico, ma moltissime proletarie. E questo, diciamo, passaggio che ha un portato storico enorme ha portato a dei cambiamenti profondi nella condizione delle donne, veramente molto profondi. Pensiamo sempre che siamo, diciamo, nella Russia dopo lo zarismo, diciamo, nella Russia post-zarista nel 1917. Ecco, la presa del potere da parte dei bolscevichi e l'abbattimento appunto del regime zarista permise alla nuova Russia sovietica la conquista di tutta una serie di come dire, riforme, diritti civili, avanzamenti che mai sotto il capitalismo si sarebbero potuti raggiungere in quell'epoca, e tra l'altro alcuni di questi, devo dire, io adesso ne dirò qualcuno, come dire, non ce li abbiamo neanche oggi in alcuni paesi che consideriamo in alcuni paesi capitalisti abbastanza avanzati, no? Oltre a questa cosa qui, a questi avanzamenti qui, le donne ebbero un ruolo proprio attivo che le emancipò molto. Perché? Perché presero parte alla gestione della produzione e dei servizi attraverso appunto i soviet. Ecco, per dire alcune, diciamo, delle conquiste della rivoluzione d'ottobre. Allora, furono istituite dal Congresso delle Operaie di Pietrogrado delle commissioni speciali a prevalenza femminile, che avevano il compito di educare appunto le donne all'esercizio dei loro diritti e di fatto all'esercizio del potere nella società, e furono, come dicevo prima, approvate una serie di leggi molto, molto avanzate. Subito dopo la rivoluzione d'ottobre, ad esempio, fu riconosciuta la più completa uguaglianza giuridica tra uomo e donna, le donne poterono scegliere il proprio domicilio, mantenere il proprio cognome d'origine, ottennero il diritto di votare e di essere elette. L'aborto come l'omosessualità furono depenalizzati. Pensiamo al portato di questo, siamo appunto nel 1917 in Russia, che comunque, insomma, era una società estremamente arretrata prima della rivoluzione, e chiaramente questa arretratezza sul piano anche produttivo c'è ancora, no? E,
mi viene in mente, insomma, la lotta appunto delle donne in Polonia nel 2016 che sono dovute scendere in piazza milioni di donne per contestare la proposta di legge che voleva limitare ulteriormente l'aborto, che di fatto era già appunto illegale in Polonia perché era limitato solo ai casi di violenza sessuale e a pochi altri casi, e si voleva ulteriormente limitarlo. Ecco, di questo stiamo parlando, della Polonia del 2016. Le donne ottennero la possibilità di accedere a tutti i livelli di istruzione e a tutte le professioni. Venne proposta una nuova legislazione sulla maternità molto avanzata, fu introdotto il matrimonio civile e facilitate le pratiche di divorzio, e furono riconosciute quelle che oggi noi, diciamo, chiameremmo, se vogliamo, famiglie di fatto. Ecco, fu istituita l'aspettativa di maternità, l'esenzione dai lavori pesanti, dal lavoro notturno, il divieto di trasferimento per le madri in attesa, e via discorrendo. E da questo punto di vista, insomma, mi viene da pensare a tutte le nefandezze a cui noi assistiamo nei luoghi di lavoro oggi, in quanto donne, soprattutto appunto le donne madri o le donne appunto che in attesa. Dunque, la rivoluzione d'ottobre, insomma, rappresentò un momento, come dire, importante della lotta per l'emancipazione femminile nella storia della Russia, ma non solo, insomma, del mondo intero. E l'esperienza condotta dalle donne bolscevichi dentro e fuori del partito, cioè nel movimento operaio, dimostra chiaramente qual è, diciamo, la nostra impostazione, l'impostazione che i marxisti hanno e l'importanza che attribuiscono alla questione femminile. Noi abbiamo un approccio, come spiegavo prima, adottiamo un punto di vista di classe su questa questione, perché crediamo che questo sia il solo punto di vista che, promuovendo un cambiamento generale di tutta la società, possa minare poi le basi materiali, le cause stesse di questa oppressione, come di tutte le forme particolari di qualsiasi forma particolare di oppressione, di fatto. Un'organizzazione che si dichiari, diciamo, marxista e rivoluzionaria non può fare altro che abbracciare questa causa, la causa della lotta per l'emancipazione femminile, come, diciamo, un momento, una parte integrante di una lotta generale contro il sistema. Tuttavia, chiaramente, noi dobbiamo fare delle distinzioni, perché in questo tipo di impostazione è ovvio che noi dobbiamo anche combattere con vigore, diciamo, tutte quelle tendenze, tutte quelle impostazioni teoriche che si approcciano alla questione femminile assumendola come, diciamo, come centrale, nel senso di come unico punto rivendicativo, senza tenere conto di tutto il contesto generale nel quale poi questa oppressione si manifesta e si genera, dei rapporti di classe che esistono, del fatto stesso che viviamo in società classiste, questo è un dato oggettivo, e mantenendo peraltro, come dire, un approccio alla battaglia contro l'oppressione di genere di tipo culturale, e che quindi poi finisce spesso con delle richieste appunto riformiste, di come dire, di dialogo con le istituzioni, eccetera. Ora, noi, come dire, posto che chiaramente ci battiamo anche per tutti quei piccoli avanzamenti che anche sotto il sistema, diciamo, sotto l'economia capitalista, nella società capitalista, possono migliorare la condizione delle donne. Ci siamo, da questo punto di vista, concreti nel appoggiare qualsiasi tipo di rivendicazione, anche minima, che si possa ottenere in questa fase e nella fase appunto sotto il dominio del capitale. Tuttavia, crediamo che un'impostazione teorica di questo tipo non fa avanzare la coscienza delle donne, nella misura in cui non gli fornisce gli strumenti per liberarsi di fatto da questa oppressione. Ora, questa oppressione, noi l'abbiamo spiegato, non è causata dal capitalismo, però il capitalismo la utilizza, cioè il capitalismo utilizza l'ideologia patriarcale per poter fare in modo che questa oppressione comunque prosegue e continui, e finché il capitalismo non sarà sconfitto, le catene che, diciamo, ci opprimono doppiamente in quanto donne e in quanto lavoratrici non potranno essere spezzate. Per questo, diciamo, per un comunista, per i comunisti, la battaglia per la liberazione della donna non si può condurre isolatamente su basi separatiste o quant'altro. Deve essere una lotta che la classe lavoratrice porta avanti nel suo insieme contro il sistema.
Ad esempio, faccio un esempio concreto, cioè nei luoghi di lavoro la battaglia contro i comportamenti sessisti non può essere condotta trattandola come un problema culturale. Ne voglio fare un esempio concreto, che è quello dello sciopero dei minatori britannici, uno sciopero storico che avvenne tra il 1984 e il 1985, c'è anche un film molto bello che invito a vedere che si chiama Pride su questo. Durante quello sciopero il ruolo delle donne, il loro coraggio, la loro determinazione contro le politiche della Thatcher spinse addirittura le organizzazioni dei minatori, che erano a guida assolutamente maschile, a rimuovere tutte le connotazioni sessiste che erano presenti nelle loro pubblicazioni. Noi non abbiamo timore a dire che molto spesso nelle organizzazioni del movimento operaio diciamo, ci sono stati questo tipo di problemi, problemi di sessismo e via discorrendo. Però in quell'esperienza lì dimostra che in qualche modo le donne attraverso il ruolo che giocarono smisero di essere viste come mogli, come madri appunto dei minatori, e come diciamo, persone subalterne nell'immaginario collettivo, ma divennero appunto attiviste proletarie a tutti gli effetti, che esigevano diciamo, e meritavano rispetto a parità e parità di trattamento sulla base del ruolo che si erano ritagliate. Come dire, in questo senso mi viene da dire che per i marxisti i diritti si conquistano sul campo. Nella trincea della lotta di classe non si conquistano chiedendo, domandando alle istituzioni o alle forze politiche di concedere diritti. Cioè, come dire, i percorsi istituzionali a cosa portano? Cioè, noi stiamo chiedendo diritti a chi? A quelle stesse forze che lungo tutto l'arco parlamentare, ad esempio in Italia, sono le stesse che da anni ci tolgono, cioè sottraggono risorse vive alle donne attraverso il taglio ai fondi per i centri antiviolenza, chiudendo i consultori, continuando a permettere la barbarie rappresentata dall'obiezione di coscienza, cioè di questo, come dire, stiamo parlando. Ecco, da questo punto di vista noi crediamo che solo l'unione dei lavoratori e delle lavoratrici su basi di classe contro questo sistema in termini generali sia l'arma possibile a minare le basi dell'oppressione femminile. E per questo motivo noi ci definiamo marxisti e non femministi, perché all'interno del termine marxista rientra appunto già la battaglia per la liberazione delle donne, come rientra già la battaglia antirazzista, come rientra già la battaglia ambientalista. Come dire, il marxismo ci offre un'analisi organica del sistema e della società. All'interno di questa, chiaramente, la battaglia per la liberazione femminile rientra pienamente. Ora, non è questa la sede e non ho neanche il tempo per ripercorrere la storia dei femminismi, non lo posso fare, però sicuramente c'è da dire che la questione dell'unità del movimento su base di genere o su base di classe, come spiegavo, è un tema che è stato ampiamente dibattuto all'interno del movimento femminista. E se è vero che nella storia, diciamo, del termine femminismo, il termine femminismo ha comunque caratterizzato tendenzialmente i movimenti a direzione borghese o piccolo borghese, è vero anche, che peraltro sono entrati spesso in conflitto con le organizzazioni del movimento operaio, è vero anche che soprattutto dal secondo dopoguerra in poi il femminismo ha prodotto diciamo, delle teorie, delle riflessioni valide che in alcuni casi si avvicinavano anche molto alle tesi rivoluzionarie marxiste. Detto questo, però, come dire, ci preme sottolineare e prendere, come dire, le distanze da tutti quegli approcci che invece offrono visioni parziali, individualiste, soggettiviste, separatiste della questione, perché in qualche modo crediamo banalmente che questi approcci producano delle divisioni che impediscono al movimento l'unità di azione di cui ha bisogno per poter cambiare il sistema. È necessario e quindi in ultima analisi molti di questi approcci che hanno delle parole d'ordine anche molto radicali, che possono essere molto affascinanti per i giovani, eccetera, sono di fatto reazionari perché sono funzionali alla necessità che ha la classe dominante di dividere i lavoratori in buona sostanza. Io non posso, vorrei solo dire così portare due esempi perché ovviamente non posso, come dicevo, ripercorrere tutta la storia del femminismo, però due esempi sono emblematici da questo punto di vista e sono il femminismo intersezionale e la queer theory.
Allora, il femminismo intersezionale, beh, innanzitutto spieghiamo brevemente cos'è. Il termine intersezionalità viene coniato alla fine degli anni Ottanta negli Stati Uniti dalla Crenshaw, che in un articolo criticò la legislazione antidiscriminatoria statunitense che trattava appunto genere e razza come categorie di analisi separate e vedeva la necessità di considerare che ogni persona potesse essere attraversata da più assi di oppressione, trovandosi appunto a un'intersezione. Per spiegarla, diciamo, in maniera più semplice, una donna può essere oppressa non solo in quanto donna, questo, come dire, è ovvio. Può essere oppressa in quanto donna, può essere oppressa su basi etniche, può essere oppressa su basi di classe. Il femminismo intersezionale si rifiuta di schiacciare tutte le esperienze di un individuo lungo un unico asse di oppressione e facendo questo a cosa dà risalto? Dà risalto alla soggettività, cioè al modo in cui queste intersezioni, cioè il fatto che io posso essere una donna, una proletaria, una lavoratrice, posso essere afroamericana, posso essere omosessuale e via discorrendo, tutti questi assi di oppressione mi creano in me, diciamo, una condizione di oppressione specifica, particolare, che è la mia e che è unica, che è anche vero, no? Perché ognuno di noi poi ha i propri vissuti. Il problema qual è? Il problema è che, diciamo così, il femminismo intersezionale, come dire, dà un valore, di lotta a questi vissuti, ossia, pone al centro della riflessione non più la collettività, e la possibilità di organizzare questa collettività in un processo rivoluzionario, in un processo di mobilitazione, ma pone al centro l'individuo. L'individuo che viene elevato a soggetto appunto agente della conflittualità, ma come dire, in maniera isolata, da solo. Quindi manca totalmente una spiegazione organica, sistemica delle cause che producono queste interconnessioni e di oppressioni e soprattutto, diciamo, l'oppressione di classe. Che, come abbiamo spiegato, per noi, diciamo, ha un valore diverso, perché in qualche modo quella che le genera tutte, l'oppressione di classe viene messa al pari delle altre oppressioni. Ora, l'ho dovuta fare facile per questione di tempo, però è chiaro che le conclusioni quali sono? Con un assunto di questo tipo, qualsiasi tipo di processo di aggregazione è impensabile a livello di massa. Cioè, una proletaria, una lavoratrice afroamericana, dove si dovrebbe collocare? Nella lotta con il padrone, contro il padrone, nella lotta contro il patriarcato, nella lotta per i diritti civili degli afroamericani? Cioè, qual è la lotta che contiene tutte queste? E questo è il problema. E posso assicurare che, diciamo, soprattutto in Canada, negli Stati Uniti, questo tipo di approcci, all'interno degli Atenei hanno trovato chiaramente largo favore e hanno prodotto delle divisioni importanti e dei conflitti importantissimi tra le varie anime del movimento, producendo di fatto poi la distruzione, diciamo, una guerra tra tutti questi movimenti. Ora, come dire, proverò a dire due cose molto, come dire, anche, ecco, una cosa vorrei dire, ecco, sugli Stati Uniti, mi premeva tanto per fare un esempio, per far capire, no? Quanto poi la lotta di classe di fatto, diciamo, si allarghi e dia una base anche a tutte queste, diciamo, giuste rivendicazioni contro i vari tipi di oppressioni, che esistono. C'è un cartello, potete trovarlo in rete, che sta circolando parecchio nelle manifestazioni negli Stati Uniti. Io non lo posso tradurre letteralmente perché contiene del torpiloquio, però diciamo così, proverò a dare una traduzione più accettabile. E in questo cartello, in buona sostanza, c'è scritto: anche i bianchi sono vittime dell'immondizia razzista dei bianchi. Ora, cosa vuol dire questo? Questo è lo spirito dell'unità di classe. Perché nelle strade, nelle piazze, negli Stati Uniti d'America oggi, non ci sono soltanto gli afroamericani, ci sono i lavoratori, ci sono i bianchi, ci sono gli omosessuali, ci sono. Che cosa accomuna tutte queste persone? La condizione di sfruttamento, la condizione di classe. E i numerosissimi scioperi che hanno preceduto questo scoppio di mobilitazione incredibile all'interno degli Stati Uniti d'America dimostra che appunto la condizione di classe e il tema del lavoro sono centrali. Rapidamente sulla queer theory, perché credo, io non sto guardando la chat, ma sono sicura di essere già molto avanti, magari, ma adesso se me lo puoi dire a voce, te ne ringrazierei. Sei a 50 minuti.
Perfetto, ti ringrazio. A conclusioni ancora più divisive e individualiste giungono, diciamo, tutti gli accademici che si rifanno e si ispirano alla galassia delle posizioni legate alla queer theory. Ora, nel caso della teoria queer, la teoria queer affonda le radici diciamo, del suo pensiero nel postmodernismo. Ora, io non mi posso molto dilungare su questo, dico solo due parole per far comprendere, diciamo, qual è il contesto. Il pensiero postmodernista si caratterizza, diciamo così, per uno sguardo completamente rivolto all'individuo, alla soggettività e alla condizione peculiare, specifica di ognuno, di ognuno di noi, diciamo dell'identità che ognuno di noi esprime, e rigetta qualsiasi sistema di indagine sociale, politica, che si basi su un'analisi organica della società, e chiaramente il marxismo è tra questi. Nella teoria queer assistiamo a un'esaltazione totale della, diciamo, condizione individuale, della contraddittorietà, dell'aspetto appunto dell'identità, della società in cui si vive, diciamo una sorta di psicologia dell'individualizzazione, no? Ora, questo tipo di teorie, in assenza di un movimento di massa, sono state, come dire, teorie che hanno avuto, diciamo, un'attrattiva negli anni 90, negli anni 2000. E la queer theory si basa in particolare sull'idea che esista una frattura tra sesso biologico, identità di genere e orientamento sessuale, e che questa sia ascrivibile unicamente a fattori culturali, cioè costrutti culturali. In questo modo, questa teoria rovescia completamente l'impostazione materialista, cioè l'idea che esista una struttura produttiva, come ho provato a spiegare partendo appunto da Engels, che produce anche un certo tipo, no, di sovrastruttura culturale in senso largo. Quindi rovescia in buona sostanza il rapporto tra struttura e sovrastruttura. Ora, se noi assumiamo, come dire, un punto di vista come questo, così peculiare, idealista, cioè significa che noi non possiamo più mettere in discussione la realtà soggettiva di nessuno, ma soprattutto il problema qual è? Che non è possibile promuovere alcun tipo di battaglia complessiva, unitaria, nessuna forma di organizzazione, nessuna forma di conflittualità è possibile. Esistono solo, appunto, atti femministi che non sono validi per tutti e per tutte, ma sono, diciamo, validi solo nella specificità. Io leggevo in uno di questi blog, ad esempio, che portava questo esempio che mi ha molto colpito, in cui spiegava, non so, ad esempio, vestire con abiti molto femminili o truccarsi o mettersi del rossetto è un atto che per una donna eterosessuale, è il simbolo di una sottomissione alla cultura patriarcale, che ci vuole belle, truccate, con il vestito, eccetera, eccetera, mentre per una persona transgender, invece può essere un atto appunto di affermazione della propria diversità. Ora, va tutto bene, cioè noi non vogliamo appiattire chiaramente l'individualità di ognuno, ognuno esprime un universo dal punto di vista individuale, tuttavia noi qui stiamo parlando di cambiare la società. E quello che succede negli Stati Uniti d'America ci dimostra che c'è questa necessità, perché mentre noi parliamo di tutto questo, milioni di persone non hanno accesso ai servizi, non hanno accesso all'istruzione, non si possono curare e via discorrendo. Muoiono nei luoghi di lavoro come mosche, eccetera, eccetera. Quindi in tutto questo l'aspetto, diciamo, individuale sul piano personale va benissimo, la promozione di una società nuova che, come dire, promuova anche un uomo nuovo e una donna nuova. Che possano dare libero sfogo alla propria creatività e soggettività. Tuttavia, noi qui stiamo parlando di come organizzare le masse per poter rovesciare questo sistema di cose. E con un'impostazione teorica, e da questo punto di vista, la famosa frase di Lenin: non esiste prassi rivoluzionaria senza teoria rivoluzionaria. Con una teoria di questo tipo è impossibile, come dire, addivenire a qualsiasi tipo di cambiamento all'interno della società. Io concludo e vorrei, diciamo, affidare le mie conclusioni alle parole contenute in un contributo del Comitato Comunista di Lavoro fra le donne di Torino, diciamo un contributo che appunto il Comitato Comunista di Lavoro fra le donne di Torino diede al dibattito del Partito Comunista d'Italia circa l'orientamento da dare
al lavoro tra le donne, che fu pubblicato sull'Ordine Nuovo il 10 marzo del 21. Molto breve, però mi sembra molto significativo. Il movimento femminile comunista non è un movimento femminista. Il femminismo, quale oggi appare nei suoi sostenitori, col suo programma limitato all'affermazione della parificazione dei due sessi, non può offrire alle donne, e tantomeno alle proletarie, il rimedio alla loro presente doppia servitù e la promessa di un avvenire migliore. L'uomo e la donna hanno nella vita una funzione loro propria, hanno nella loro natura dei propri valori fisici, intellettuali e sentimentali. Si tratta di porre l'uno e l'altro in condizioni tali che ognuno possa liberamente svolgere, manifestare e utilizzare tali valori a beneficio proprio e della collettività. Liberato l'uomo e la donna da ogni servitù economica, posti nella possibilità di scegliere quale specie di produzione verso cui si sentono più attratti e della quale si riconoscono più capaci, restituita ad entrambi la vera libertà di fronte alla propria natura, l'uno e l'altra potranno cooperare insieme ed intensificare, arricchire, abbellire la vita dell'umanità. Seguendo ognuno la via che gli è assegnata dalla natura, valendosi delle potenzialità di cui dispone, creando in sé delle possibilità nuove nel continuo processo di evoluzione e di differenziazione che accompagna e determina la storia umana. La società umana deve utilizzare gli uni e le altre, quanto più e quanto meglio è possibile, liberandoli da tutte le servitù. Poiché solo il comunismo creerà questa libertà, solo nel comunismo la donna potrà trovare finalmente la sua emancipazione. Grazie. Io ringrazio molto Arianna per questa sua eccellente introduzione. Al momento si sono segnati per intervenire quattro persone tra manine e chat, che sono, leggo, Federica Carasi, Daniele Argenio, Daniela Galli e Simone Murru. Raccomandando, perché immagino che molti altri si segneranno, di stare nei 5 minuti, aprirei il dibattito cominciando a dare, la parola a Federica Carasi. Eccomi, mi sentite? Sì. Ciao compagni. Dunque, io volevo fare una breve riflessione su una tematica a cui credo dobbiamo essere chiari e essere anche in grado di intervenire in quei dibattiti in cui la questione viene posta, ed è la questione della prostituzione, che è una questione ampia e mi soffermo qui solo su una parte di essa. All'interno del movimento femminista ci sono due posizioni diverse, principali. La prima è una posizione che ha un approccio più moralista rispetto alla questione e che si limita a provare pietà nel caso in cui chi si prostituisce sia costretto a farlo da uno sfruttatore, oppure disgusto se la prostituzione avviene per scelta propria. Il secondo approccio è quello che arriva da un'ala più dura del movimento femminista e che è definito sex work positive. E tra i suoi punti, uno dei punti principali è che la prostituzione deve essere considerata come un lavoro normale, riferendosi naturalmente a chi sceglie di prostituirsi. Ora, su questo vorrei fare qualche considerazione. Io non credo che la prostituzione debba essere considerata un normale lavoro, perché pur se uno lo fa per scelta, allora alla base c'è sempre una condizione materiale, che è quella della ricerca di lavoro, la ricerca della casa, che sintetizzerei in sopravvivenza nella società capitalistica. E considerarlo un lavoro normale viene a dire che non c'è alcuna differenza tra il prostituirsi e mandare il curriculum e applicarsi per qualsiasi altro posto di lavoro, e qualcuno potrebbe persino essere incoraggiato a farlo. Adesso non ho qui il tempo di entrare nei dettagli nella storia del Red Light District di Amsterdam, che è un tipico luogo di ricreazione per una certa tipologia di turisti, dove appunto chi sta dietro le finestre è lì per propria scelta. E a parte l'affitto della stanza, ciò che la persona guadagna se lo tiene anziché doverlo dare a uno sfruttatore. E molto spesso ho pensato anch'io, meglio lì che in mezzo a una strada. Dopodiché, ripeto, è una scelta dettata da che cosa? Come dicevo prima, da questioni di carattere economico, perché è indubbio che prostituendosi si guadagna tra l'abbastanza e il tanto,
Ecco quindi che una rivendicazione concreta, come quella che portiamo avanti, come quella del salario minimo e per ogni tipo di lavoro, e in particolare per lavori in genere sottopagati, va sostenuta e propagandata con forza, perché se si potesse vivere dignitosamente anche consegnando posta o stando dietro la cassa di un supermercato, sicuramente molte donne o molti di coloro che scelgono di prostituirsi non sceglierebbero questo per poter vivere. E questo appunto per dire che la lotta per l'emancipazione femminile si deve legare a una lotta più in generale di miglioramento di vita delle masse, e non è vero che una delle due va a escludere l'altra. Allora, Federica ha preso anche meno di 5 minuti, quindi magari Daniele può usare il tempo avanzato. Allora, lascio la parola a questo punto a Daniele Argenio. Si prepara Daniela Galli. Prego, Daniele. Ah, mi sentite, compagni? Opla. Ti sentiamo. Sì, perfetto. Vi ringrazio. No, io, ringraziando Federica per l'intervento e Arianna per l'introduzione, pensavo di essere interessante in questo dibattito provare a approfondire una critica che sovente viene, diciamo, posta alle analisi che Engels propone nel testo Origine della famiglia, ma in realtà a tutta la produzione sul tema del ruolo della donna e dell'organizzazione del ruolo della donna nella società umana nella produzione del marxismo, che è una critica relativa al periodo in cui sono state prodotte le posizioni di Marx ed Engels, che di fatto tende a ridurle come posizioni che risalgono alla metà dell'Ottocento, che sarebbero superate dai più recenti studi in particolare nel campo dell'antropologia culturale, e che quindi non avrebbero nessuna le proposte, le teorie, le analisi non avrebbero più nessuna validità, perché appunto superate dalla storia, superate dall'analisi scientifica. E forse è successo a alcuni di noi di sentire queste critiche non solo all'interno del movimento, cosa che può succedere, è successa, ma anche per esempio all'università o nei luoghi di studio, perché comunque c'è un pezzo dell'accademia borghese che fa sua questo tipo di analisi. Per rispondere a questa critica, io penso che innanzitutto è necessario ribadire che il nucleo centrale del pensiero di Engels, che propone il testo Origine della famiglia, è l'ipotesi per cui con l'accumulazione di beni e la nascita della società divisa in classi, nasce la divisione del lavoro uomo-donna, da cui si sviluppa l'oppressione di genere. E io penso si possa assolutamente sostenere che questo nucleo teorico non è smentito da nessun studio scientifico, perché dobbiamo analizzare una serie di elementi a sostegno di questa tesi. Innanzitutto, l'antropologia come disciplina studia le società di interesse etnologico dell'età contemporanea, cioè studi fra l'800 e il 900 come periodo storico, non la preistoria. Infatti, come tutti gli antropologi più onesti ammettono, non si possono stabilire verità storiche studiando semplicemente società di interesse etnografico contemporanee. Come spiega Marx, la storia è un andamento di lento accumulo di forze e rapida evoluzione degli eventi. Non è immobile, sempre uguale a se stessa. Lo sviluppo umano non è immobile e sempre uguale a se stesso. Per questo non si può pensare che una popolazione polinesiana viva oggi nello stesso identico modo di 30.000 anni fa. Tutte le società umane si trasformano nel tempo e chiaramente oggi non possiamo vedere da nessuna parte come viveva una società umana nel Neolitico. Dunque, di fatto, gli unici studi relativamente conclusivi, sempre considerando tutte le difficoltà dei lunghi periodi di tempo che ci separano da quei periodi storici, sullo sviluppo della società umana sono quelli dei paleontologi e degli archeologi, e nessuno di questi ha mai dimostrato che esisteva l'oppressione di genere tra i cacciatori e raccoglitori che vivevano nelle caverne. Anzi, gli studi archeologici hanno dimostrato evidenze di una società divisa in classi con ruoli differenziali tra uomo e donna solo dopo la cosiddetta rivoluzione agricola, o con termine più accademico, rivoluzione neolitica, che si stima sia cominciata a partire da circa 12.500 anni fa, anche se ci sono grandi variazioni tra i vari studi. E che proprio la rivoluzione agricola, come spiegava Arianna, nel cambiamento dei rapporti di produzione e della struttura della produzione in queste società, ha effettivamente portato alla nascita della proprietà privata, e quindi questo tipo di analisi è in perfetta sintonia con le tesi di Engels.
Fra l'altro è anche interessante sottolineare il fatto che tutto lo sviluppo di una nuova tipologia di organizzazione familiare che presentava Arianna dopo la rivoluzione neolitica, dopo la rivoluzione agricola, e quindi in questa nuova forma di società basata sull'agricoltura e lo sfruttamento della terra che porta lo sviluppo della proprietà privata, in realtà questo sviluppo e questa struttura familiare tendenzialmente si applicava alle famiglie libere e non alle persone in stato di schiavitù. Infatti le testimonianze archeologiche non ci permettono di stabilire se come gli schiavi serbi in queste prime società complesse costituissero nuclei familiari, visto che non a caso questo non era un diritto generalizzato neanche nell'antica Grecia, migliaia di anni dopo questo periodo storico. Questo non vuol certo dire che abbiamo evidenze del fatto che donne e uomini schiavi vivevano in uguaglianza, questo è chiaro, ma restava un fatto da sottolineare per spiegare che la nuova organizzazione sociale poi era appannaggio di una parte della società, non della società nel suo complesso, perché la divisione in classi aveva portato le prime conseguenze importanti, anche di differenziazione sui gruppi sociali. Detto questo, è anche importante sottolineare per me che un approccio che voglia essere serio a dei testi come L'origine della famiglia di Engels, dei testi classici per analisi politica del marxismo, non è approcciarle come bibbie portatrici della verità, ma imparare da loro il metodo del marxismo e una serie di idee fondamentali che poi possono essere applicate nella nostra analisi politica. Vado a chiudere con un elemento. Il fatto che, a mio parere, questo voler argomentare che Engels e il marxismo vadano accantonati come teorie del passato, e in particolare dagli studi di genere e in particolare da certi settori del movimento femminista, non è assolutamente casuale. Questa volontà di diciamo fare i conti col marxismo non è assolutamente casuale, perché di fatto dire che l'oppressione di genere è sempre esistita equivale a postulare che sia intrinseca ai rapporti uomo-donna e che quindi il primo nemico per le donne oppresse non sono i padroni e questa società divisa in classi, come dice Engels, ma gli uomini in senso assoluto, e basta di fatto. Questa proposizione è funzionale alle teorie, sia quelle che Arianna presentava come teorie intersezionaliste, ma non solo, che rappresentano le varie lotte come un elenco di conflitti orizzontali, tutti separati tra di loro, donne contro uomini, omosessuali contro omofobi, neri contro bianchi, lavoratori contro oppressori, eccetera. Questo nega il ruolo unificante del conflitto sociale e l'idea che abbattere questo sistema sia un passaggio fondamentale per procedere sulla strada della lotta contro il sessismo. Ma al contrario ridice il tutto ad una vuota militanza di opinione culturale, oppure dal polo opposto a un settarismo sessista antimaschile, con il risultato di impedire alle lotte di convergere contro il comune nemico, i padroni, di unificarsi e al movimento di svilupparsi per allargarsi a settori più ampi possibili della società. Grazie mille. Grazie Daniele. Adesso c'è Daniela Galli e si prepara Simone Murru. Prego Daniela. Non riusciamo a sentirti, purtroppo. Almeno io non riesco a sentire. Chiedo agli altri se qualcuno può scrivere in chat, se è un problema mio. Infatti. Allora, non si riesce a sentire niente, quindi se Simone Murru è pronto, lascerei la parola a lui e Daniela eventualmente interviene se riesce a risolvere il problema tecnico con l'audio. Lascerei quindi a Simone. Se c'è Simone. Mi sentite? Sì.
Ok, sì, perfetto. Sì, no, io in realtà volevo semplicemente fare due o tre osservazioni su quello che Arianna ha già detto abbastanza bene, però volevo concentrarmi su, diciamo, il perché la nostra lotta si riferisce non soltanto per motivi storici, ma proprio anche per motivi, se vogliamo, se per motivi pratici, si riferisce all'aspetto collettivo. E alla trasformazione organica della società. In primo luogo, come diciamo, come un po' ha detto anche Arianna, il lavoro domestico, cioè il lavoro diciamo di cura del figlio e dei figli, della prole, eccetera, all'interno di più o meno di tutte le società di classi o quasi tutte le società di classi, quindi anche nel capitalismo, va considerato come lavoro gratuito. Quindi è parte, diciamo, se vogliamo, del cosiddetto plus lavoro. Quando la donna, diciamo, accudisce il figlio, quando la donna accudisce la propria prole, sta in realtà facendo parte del processo, di un processo fondamentale dell'economia capitalista, che è il processo di riproduzione. Cioè, se la donna accudendo il figlio e utilizzando il tempo che appunto mette a disposizione per accudire il figlio, sta riproducendo forza lavoro, quindi quella forza lavoro che poi andrà a produrre capitale, eccetera. La liberazione dal lavoro domestico, che è lavoro gratuito, cioè non c'è scritto da nessuna parte, anzi, che la donna debba avere il ruolo di accudire la prole e di fare tutta la fatica per gestire la casa, eccetera, è lavoro gratuito ed è lavoro di sfruttamento, che ovviamente non può essere messo in discussione se non parzialmente, se non mettendo in discussione tutta la struttura sociale in cui viviamo. È ovvio che gli asili hanno anche questo ruolo. Durante la pandemia di coronavirus abbiamo visto, diciamo, c'è stato un problema importante per tanti lavoratori, cioè da una parte Confindustria in Italia, come tanti altri, come la classe dominante altrove, chiedeva ai lavoratori e alle lavoratrici di andare a lavorare, quindi di continuare a produrre. Dall'altra parte però le scuole erano chiuse, gli asili erano chiusi. Questo ha messo in mostra un problema fondamentale, cioè che una parte del momento di accudimento della prole è un accudimento sociale. Ma è ovvio che questo non avviene in maniera, diciamo, strutturale, cioè non può avvenire nel capitalismo per tutta la, non so, per così dire, quasi fin dalla nascita del bambino, non può avvenire, o può avvenire solo parzialmente per quanto riguarda la cura della casa, cioè io devo pagare un'operaia deve pagare una domestica oppure una signora delle pulizie per venire a pulirgli la casa, eccetera. È ovvio che, facendo ricadere ovviamente il costo sulla famiglia stessa, sull'operaio stesso e così via. Questo è un meccanismo che se non si rovescia il capitalismo non può essere messo in discussione attraverso qualche, diciamo, strano cambiamento dei costrutti culturali. Se noi andiamo a vedere nella Russia, diciamo, nella Russia post 1917, questa impresa storica è stata fatta, diciamo, per la prima volta nella storia, cioè per la prima volta nella storia quasi tutto, diciamo, il momento di accudimento del bambino, di preparazione, per esempio, dei pasti, lavaggio dei vestiti, eccetera, è stato per un periodo abbastanza, diciamo, un periodo di qualche anno, dopo la rivoluzione bolscevica, è stato socializzato e totalmente gratuito, ed è stato reso totalmente gratuito, o quasi totalmente gratuito. Quindi è chiaro che questo ha liberato strutturalmente la posizione della donna all'interno della società. Perché? Perché se noi andiamo a vedere all'interno del capitalismo, il lavoro domestico non è soltanto un lavoro gratuito, e quindi è sostanzialmente sfruttamento, è plus lavoro, è lavoro che non viene pagato, questo è nei fatti, anche se noi non lo vediamo molto spesso così, è questo. L'altra cosa che bisogna sottolineare è che questo, diciamo, riproduce, cioè perché nel capitalismo c'è un gap salariale tra uomo e donna? Questa cosa è una cosa che c'è in tutti i paesi capitalisti oggi. Questo non è per il caso, non è per un costrutto, almeno non è solo per un costrutto culturale, non è soprattutto per quello, è per un'esigenza strutturale del capitalismo. Perché? Perché la donna, siccome deve accudire il figlio,
è più probabile, per esempio, che avrà, appunto, dopo aver avuto il parto e quindi aver avuto magari 9 mesi in cui per alcuni di questi non è andata a lavorare, poi partorisce e per un determinato periodo di tempo non lavora, è chiaro che il datore di lavoro sarà meno disponibile a pagare quella donna rispetto all'uomo, perché l'uomo garantisce una continuità di produzione molto più elevata. Questo meccanismo si riproduce automaticamente, cioè è una tendenza intrinseca del capitalismo e non si può, come pensano di fare, non so, le lotte intersezionaliste o appunto la queer theory, cambiare questa cosa se non cambiando la struttura della società. E questa è la radice dell'approccio marxista. Soltanto se si libera la donna di quel fardello che è appunto il fardello dell'educazione e della prole, eccetera, si può realmente liberare la donna da questo ruolo. L'altra cosa che volevo mettere in risalto è, qualcuno potrebbe pensare, diciamo, quando noi abbiamo fatto riferimento al bolscevismo, potrebbe pensare, sì, ma poi dopo, se noi andiamo a vedere, diciamo, più o meno dagli anni 30, il ruolo della donna, così come la posizione degli omosessuali, di tutte le minoranze, anche all'interno della Russia bolscevica, all'interno più in generale dell'Unione Sovietica, è stato di nuovo rimesso, come dire, in discussione. Se noi andiamo a vedere, non mi ricordo esattamente le date, non ce le ho sott'occhio, però in molti casi c'è stata una legislazione a sfavore delle minoranze, anche per esempio degli omosessuali, c'è stata la penalizzazione, la reintroduzione della pena per l'omosessualità, la reintroduzione, l'eliminazione di tutte quelle conquiste o di buona parte delle conquiste di lavoro socializzato, di lavoro domestico socializzato che c'erano state nei primi anni, a partire dagli anni 30. Questo per quale motivo? Cioè, molti possono dire è stato Stalin, era cattivo, eccetera, ma il punto, come sempre, nel nostro approccio, che è quello di marxisti che seguono, diciamo, appunto la critica che Trotsky fa, e riteniamo questo marxismo, quello autentico, allo stalinismo. Lo stalinismo non è soltanto la politica di Stalin, l'abbiamo detto in un altro gruppo marxista molto interessante, lo stalinismo è un'organizzazione sociale in cui è la burocrazia, se la proprietà è collettiva dei mezzi di produzione, è la burocrazia a detenere il controllo di questi. E a detenere anche il controllo politico. È una minoranza della società che sfruttava effettivamente i lavoratori, eccetera, e ha eliminato qualsiasi tipo di democrazia sul lavoro e da parte dei lavoratori, contadini, eccetera. Questo ha creato questa casta, che è la casta burocratica, che ovviamente aveva una sua morale. Cioè, come sempre da marxisti, la morale è parte della sovrastruttura, quindi una determinata, diciamo, anche una determinata casta produce produce una sua morale. La morale della burocrazia era una morale sostanzialmente reazionaria, soprattutto i settori intermedi della burocrazia, e faccio un esempio concreto, soprattutto i dirigenti statali delle aziende sfruttavano i lavoratori all'interno dell'Unione Sovietica, eccetera, avevano una morale estremamente reazionaria, era il riflesso della loro condizione sociale, allora andava bene che le cose fossero così, eccetera. Questo riflesso, questo aspetto si è poi anche riflesso nella legislazione sulle minoranze, appunto sugli omosessuali, eccetera. Non so se vi ricordate, se avete presente i manifesti delle famiglie sovietiche monogamiche, eccetera, ecco, quello era un riflesso, delle idee, della morale, della burocrazia sovietica che aveva il potere politico nell'Unione Sovietica più o meno dalla seconda metà, soprattutto dagli anni 30, ecco. E quindi noi prendiamo le distanze da quella tradizione, prendiamo le distanze da quella struttura sociale. Perché quello non era socialismo, perché ovviamente il socialismo neanche l'economia pianificata poteva funzionare bene senza democrazia proletaria, e ovviamente senza democrazia proletaria anche le minoranze, quindi i gay, eccetera, gli omosessuali e anche le donne sono state nuovamente discriminate, ma ovviamente ne siamo consapevoli. C'è una parte che consiglio di leggere, noi abbiamo pubblicato con ACI Editoriale, abbiamo pubblicato La rivoluzione tradita di Trotsky, c'è la parte dedicata alla famiglia,
che si intitola Il Termidoro e la famiglia, in cui Trotsky spiega molto meglio di me come, diciamo, la burocrazia ha attaccato l'istituzione, cioè ha fatto dei passi indietro per quanto riguarda l'istituzione della famiglia, il ruolo della donna, eccetera, che consiglio a tutti di leggere. E l'ultima cosa che volevo dire si riferiva a quello che si è detto prima per quanto riguarda nelle accademie le critiche che sono state fatte a Marx ed Engels, perché si diceva le loro ricerche fanno riferimento a dei dati, a delle informazioni che sono ormai superate. Vi informo che, probabilmente molti lo sanno già, ma vi informo che l'anno scorso sono state pubblicate, non so se solo l'anno scorso, comunque l'ultimo è stato pubblicato l'anno scorso, sono state pubblicate tre articoli molto interessanti di antropologia che sono stati pubblicati sia da Cambridge che alla University of London, e che spiegano il titolo che abbiamo messo sul sito internazionale In Defense of Marxism, diceva Engels was right, perché effettivamente confermavano quello che Engels e Marx avevano intuito nella seconda metà del 1800, cioè che lo sfruttamento della donna, così come tutti gli altri tipi di oppressione all'interno della società di classe, nascono con la società di classe, nascono con la proprietà privata. Ho finito adesso l'intervento, vi mando il link, così possiamo vedere, cioè così potete vedere anche voi questa cosa, potete andarvi a cercare gli articoli. E basta, io vi ringrazio. Grazie a Simone. Simone, ho scritto al volo a Daniela per vedere se in qualche forma riesce a mandarci, non so se fosse una domanda o un contributo. Lascio però la parola adesso a Margherita Colella per il prossimo intervento. Prego. Mi sentite? Anche Margherita, sì, la giornata okay. Dei microfoni. Avevo un problema con il microfono, non so se mi vedete, ma almeno mi sentite. Vediamo, va già bene. Perfetto. Allora, ciao a tutti. Ringrazio Arianna per la relazione. E, L'origine della famiglia è un testo decisivo, lo è stato per l'analisi e per l'intervento dei marxisti in passato, e lo è tuttora, che viene criticato e messo sotto attacco in realtà dagli anni 70 alle ultime concezioni teoriche. Spesso il marxismo viene accusato di essere di avere un bagaglio teorico non adeguato a discutere di queste tematiche, non aggiornato su queste tematiche rispetto alle relazioni tra i generi, e spesso viene anche accusato di essere arretrato o addirittura maschilista da questo punto di vista. E io comincio dicendo che una delle prime battaglie che i bolscevichi hanno fatto, che Lenin stesso ha fatto, è stato proprio quello di portare questo dibattito e sviscerarono il partito bolscevico, e allo stesso tempo questo dibattito è stato parte integrante, ha avuto un pezzo significativo di discussione nel processo di costruzione della Terza Internazionale, contro le posizioni moderate della Seconda Internazionale, ma anche contro le teorie dominanti del femminismo piccolo borghese. E una delle prime questioni che Lenin poneva era proprio l'educazione dei rivoluzionari e dei militanti a questo specifico campo di intervento e a questo specifico elemento di oppressione, che chiaramente per le proletarie era un duplice elemento di oppressione. E non c'è nel marxismo e nella pratica concreta, cioè quello che i bolscevichi hanno provato a fare, un elemento di moralismo, come spesso viene detto anche dalle teoriche dei movimenti, dalle teoriche del femminismo. Tant'è che assieme alle cose che chiaramente diceva Arianna rispetto alla centralità di attivare le donne alla militanza politica e al processo di produzione, una delle prime questioni che i bolscevichi si posero con le politiche di socializzazione del lavoro era la disgregazione della famiglia tradizionale come elemento di oppressione e come luogo del pregiudizio decisivo e principale per le donne. E l'approccio dei bolscevichi, che ancora rivendichiamo, era un approccio non solo di unità, ma un approccio che teneva conto delle specificità di questa questione, perché questo è un altro dei temi che spesso ci viene detto, cioè il marxismo riduce tutto alla
tutto, tra l'altro non è proprio neutro, alla divisione in classe, all'oppressione di classe e sostanzialmente tutto, diciamo, alle tematiche di natura economica, senza entrare in quelle che sono questo tipo di dinamiche. Lenin diceva negli anni 20, nel 1920, che non era necessaria un'organizzazione delle donne separata, ma era importante, perché riconosceva una specificità di questo intervento, di questo campo di intervento, era importante costruire organismi, strumenti specifici per discutere, per parlare e per conquistare le proletarie alla militanza. E lo stesso Trotsky nel 1921, nella seconda conferenza internazionale delle donne comuniste, dirà: le donne nel nostro movimento non sono un'infermiere, non devono essere delle infermiere nel senso politico del termine, chiaramente, ma devono essere parte attiva e parte integrante del fronte rivoluzionario comune. Questo tipo di approccio ebbe un impatto gigantesco nei partiti della Terza Internazionale, se pensiamo che lo stesso neonato Partito Comunista d'Italia cominciò un lavoro e un dibattito a pochi mesi dalla sua nascita con l'articolo della Ravera sul nostro femminismo, ma anche provando a costruire un lavoro per avvicinare le proletarie alla militanza. Venne istituita una rubrica sull'Ordine Nuovo che si chiamava la Tribuna delle Donne, che non soltanto pubblicava gli interventi dei maggiori dirigenti e delle maggiori dirigenti del movimento operaio, ma entrava anche nel dettaglio delle questioni dello sfruttamento, delle questioni della maternità e di cosa significava per una lavoratrice essere madre a quell'epoca, esprimendo delle posizioni molto molto avanzate, oltre al fatto che si dotarono anche di altri strumenti in Italia, ma non solo, perché era, diciamo, uno degli aspetti su cui l'internazionale batteva molto, e in Italia con un giornale, La Compagna, che aveva 15.000 copie di letteratura, provando, diciamo, a conquistare ed avvicinare le militanti alla politica come elemento di, diciamo, di lotta e di emancipazione loro, e più in generale per costruire appunto un'unità con i lavoratori su questo terreno. Sicuramente, non ho il tempo di entrare molto, la controrivoluzione stalinista giocò un ruolo significativo. La famiglia, che era stata, diciamo, il punto centrale di analisi del partito bolscevico, per Stalin invece divenne lo strumento, l'istituzione fondamentale da restaurare, come ci spiega Trotsky nella Rivoluzione Tradita, proprio perché era funzionale al nuovo regime, all'ordine e all'autoritarismo che appunto doveva forgiare le donne e i nuovi giovani verso il regime, e anche questo ebbe un impatto decisivo. Basti pensare, per esempio, proprio dell'Italia, che mentre il Partito Comunista d'Italia sviluppava un lavoro tra le donne, chiaramente un lavoro poi che è stato fermato dall'avvento del fascismo, il Partito Comunista stalinizzato sotto Togliatti non soltanto discuteva nel 1946 se era il caso di dare il diritto di voto alle donne rispetto al referendum monarchia e repubblica, perché le considerava la parte più arretrata della classe, ma addirittura proponeva un modello di donna asservita al marito nelle migliori tradizioni, riprendendo come esempio e come riferimento Santa Maria Goretti, e non dico banalità, ma lo diceva Togliatti, lo diceva anche Berlinguer, e quindi proponeva un modello di donna e moglie asservita e un modello di militante subordinata alle necessità del partito, quindi un profilo, diciamo, di assoluta subordinazione. Dico questo perché questa cosa qui ha avuto un impatto importante in quello che poi sarà il femminismo e i movimenti del secondo dopoguerra, e su questo dedico l'ultima parte del mio intervento. Perché? Perché intanto c'è stato un rifiuto, diciamo, dell'asfissiante moralismo, paternalismo e familismo delle organizzazioni tradizionali del movimento operaio, che venivano ed erano impregnati di quella tradizione, ma allo stesso tempo lo sviluppo delle mobilitazioni degli anni 60 e 70, che partono proprio dai campus americani, col movimento proprio sui diritti civili o il movimento per i diritti dei neri, si scontravano le militanti con un livello di pregiudizio e di maschilismo che era profondo e quindi non era legato semplicemente alle organizzazioni tradizionali. Questa cosa qui, diciamo, è stata una base materiale sulla quale, diciamo, si è poi costruito, diciamo, un elemento di rottura e di separazione tra le istanze dei diritti delle donne, da questo punto di vista, rispetto, diciamo,
più in generale a una lotta da imbracciare col movimento operaio. E i testi dell'epoca più diffusi erano testi che discutevano di queste cose. In particolare emergeva in un testo che si chiama, di cui non ricordo il nome in questo, Sisterhood is Powerful, che appunto era un po' la Bibbia del movimento negli Stati Uniti dell'epoca, nasce l'idea della sorellanza, cioè di lottare tutte contro il sessismo e contro il patriarcato come punto centrale, come prima forma di oppressione dalla quale discende poi la divisione in classe, da quale discende l'oppressione di razza, da quale discende lo stesso capitalismo. La teoria delle differenze diventa, diciamo, uno dei punti cardini su cui si costruisce. Alla fine si costruiscono questi movimenti che influenzeranno in maniera importante, assieme alle teorie francesi e alla psicanalisi, anche il femminismo italiano. La stessa Carla Lonzi, che è stata, diciamo, una delle teoriche del femminismo separatista col suo testo Studiamo su Hegel, scriveva, intanto diceva che Marx, Lenin ed Engels erano impregnati dalla cultura maschilista e quindi andava rifiutato tutto, diciamo, l'impianto della cultura che c'era, ma Carla Lonzi diceva: ho scritto questo testo perché ho riscontrato che quasi la totalità delle femministe italiane dava più credito alla lotta di classe che alla loro stessa oppressione. Da questo punto di vista, l'attacco all'origine della famiglia, l'attacco, diciamo, all'impianto, all'analisi marxista e ad Engels è gigantesco, perché alla fine quello che criticano ancora oggi le femministe che si richiamano anche al marxismo è dire: Engels ha intuito una cosa anche vera, cioè che comunque la nascita della proprietà privata, la trasformazione della famiglia funzionale, diciamo, a questo nuovo interesse da difendere, cioè appunto alla difesa della proprietà privata, è stato un duro colpo per le donne, ma è una forzatura dire questo, perché sostanzialmente il patriarcato è antecedente al capitalismo, e dire che il capitalismo, diciamo, è la causa decisiva della nascita di questa forma di oppressione significa, dal loro punto di vista, negare, diciamo, le radici biologiche della differenza tra uomo e donna, negare le radici psicologiche di queste differenze e negare che questa oppressione, e quindi dire che questa oppressione è un'oppressione sostanzialmente secondaria alle altre, che non ha una sua autonomia e una sua specificità. Quindi rifiutano l'idea, appunto, che i processi materiali, rifiutano il materialismo sostanzialmente, quindi rifiutano sostanzialmente l'essenza del marxismo. Come spiegava anche Arianna, chiaramente è chiaro che il patriarcato non nasce col capitalismo, ma il capitalismo è lo scoglio decisivo, diciamo, al superamento e quindi all'emancipazione delle donne. E da questo punto di vista, queste teorie e questo, diciamo, filone che parte poi dagli anni 70 e poi ha mille separatismi al suo interno, di cui parlava anche in parte Daniele, non ci entro, alla fine dice che non bisogna costruire delle gerarchie, cioè alla fine ci sono varie oppressioni, quindi c'è il patriarcato, ci sono appunto c'è la divisione in classe, ci sono le questioni razziali, non va fatta una gerarchia, ma dicendo questa cosa sostanzialmente e ponendo il patriarcato come il punto cardine, diciamo, dell'origine di tutte le altre oppressioni, nei fatti critica il marxismo dicendo è dogmatico e impone una gerarchia da cui appunto dalle contraddizioni del capitale derivano le altre oppressioni, capovolgono questo paradigma dicendo è il patriarcato, quindi costruendo la loro gerarchia e arrivando a teorizzare anche varie questioni, la teoria dei due sistemi, cioè quindi patriarcato e capitalismo, eccetera, eccetera, non ci entra. Quello che loro, cioè, che poi è il filone, diciamo, di polemica fondamentale è proprio questo, appunto, cioè l'idea che il patriarcato è l'unico, è il nemico principale, e le donne quindi devono costruire una loro interpretazione, rifiutare l'ideologia esistente, quindi praticare il separatismo, mettere al centro i loro interessi, che sono interessi antagonisti a quello degli uomini. E in questa teoria della separazione, in questa teoria che poi va anche, diciamo, a indagare sulla personalità, quindi sul fatto che bisogna cambiare prima da se stessi e dentro se stessi, e tutte le teorie annesse a questo panorama, diciamo, quello che viene proposto nell'attacco al marxismo, nell'attacco quindi a questo testo, che per noi resta un testo decisivo di analisi e di interpretazione, è di appunto portare il movimento e i movimenti in un vicolo cieco.
costruire, come è stato anche negli anni passati, una separazione anche delle donne della, cioè della, del, nella propria classe, appunto, con organizzazioni separate, e oggi approfondire questo elemento con un'esaltazione dell'individualità di cui parlava Arianna anche prima, che in ultima analisi sono posizioni che non hanno nulla di progressista e che dal nostro punto di vista, da un punto di vista marxista, sono assolutamente reazionarie e che possono, diciamo, portare su binari morti mobilitazioni, processi di ribellione, di rabbia che abbiamo visto anche in questi anni in maniera molto forte su scala internazionale, e quindi noi dobbiamo riprendere il bagaglio teorico del marxismo e riprendere questo testo e ingaggiare una lotta anche di idee in questi movimenti, perché pensiamo che il marxismo su questo come su tanto altro ha tanto da dire, e soprattutto è uno, può essere ancora uno strumento concreto, a differenza, diciamo, della polemica che le femministe e della, diciamo, della, dell'attacco che le femministe fanno ad Engels, ha una capacità, diciamo, di analisi, e fornisce anche, diciamo, nella lotta generale, appunto, nell'individuare nel capitalismo, diciamo, la contraddizione decisiva, e nell'individuare nel patriarcato, diciamo, lo strumento utile a questo sistema. Quindi, appunto, è l'unico strumento che oggi abbiamo per difendere questo patrimonio, ma soprattutto per costruire un'alternativa, perché queste idee non vanno molto lontano, e l'abbiamo visto anche rispetto alla radicalità apparente che esprimono, per poi, appunto, mediare, rifiutare una lotta più generale, ragionare sulle istituzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Scusa, Alessio. Non mi date tempo, non ho visto i tempi. Sì, no, io te li ho scritti. Vabbè, ma comunque... Esatto. Comunque, dai, adesso... Allora, durante l'intervento di Margherita si sono segnati un po' di persone, per cui chiederei entro il prossimo... da adesso di rispettare i tempi in modo più rigoroso, entro questo intervento di segnarsi, in modo che poi, appunto, chiudiamo la lista degli interventi. Vedo che ha già aperto il microfono Lorenzo, per cui lascio la parola a lui, e si prepara Francesca Martini. Prego, Lorenzo. Mi sentite? Sì. Ok. Allora, un breve accenno sul tema della forza, diciamo, del marxismo, in particolar modo dell'analisi di Engels per quello che riguarda gli aspetti antropologici, poi entro sul punto che volevo toccare. Io, che sono, diciamo, per formazione economista e per mestiere più o meno un economista, non so se ridere o piangere su questi temi, perché la teoria economica predominante, che ormai ha 150 anni, quindi, insomma, non è un paradigma scientifico nuovo, e non è riuscita a risolvere nessun problema con cui è nata, appunto, 150 anni fa, quindi, e ciò nonostante, insomma, questa gente qui prende premi Nobel, diventano ministri, eccetera, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, appunto, altro che critica alla scientificità del marxismo, cioè, ci sarebbe da fare ben altra analisi, ma su questo casomai dedicheremo, diciamo, dei lavori e dei seminari più avanti. Il tema che volevo toccare, riferendomi alla giustissima osservazione di Arianna sulla plasticità, diciamo, delle formazioni sociali umane, in particolar modo della famiglia, riguarda lo sviluppo della stessa famiglia sotto il capitalismo. Quando noi consideriamo l'oppressione, dobbiamo sempre pensare che l'oppressione è qualcosa che è legata fondamentalmente ai rapporti di produzione borghese e non a una particolare specificità dell'oppressione stessa. Intendo dire che nel corso del tempo, sulla base delle convenienze, sulla base dello sviluppo sociale, la borghesia trova conveniente, trova necessario spostarsi, diciamo così, da un aspetto all'altro, da alcuni aspetti peculiari della propria ideologia a un'altra, senza ovviamente che questo faccia venire meno il principio generale, diciamo, dell'oppressione. Faccio un esempio. Il tema del consumismo, l'idea che il senso della vita sia acquistare degli oggetti, non è qualcosa di connaturato al capitalismo, è qualcosa che nel capitalismo è arrivato fondamentalmente con la nascita delle aziende giganti, diciamo, fondamentalmente dall'inizio del XX secolo. Prima prevaleva un'altra parte dell'ideologia capitalista, quella del non consumo, cioè quella del cercare di risparmiare, del cercare di mettere da parte, eccetera, eccetera. Il capitalismo è sempre quello, però ovviamente ha delle esigenze diverse, quindi si è spinto su quell'aspetto. E lo stesso riguarda per l'oppressione. È chiaro che se noi guardiamo al modo con cui la famiglia veniva utilizzata nel capitalismo per opprimere le donne, per opprimere i giovani, per opprimere i proletari negli anni 20 e 30 del XX secolo,
ovviamente adesso questa cosa, questa situazione qui nei paesi avanzati è molto più rara, è molto difficile. Ci sono, ma questo non significa che l'oppressione non ci sia più. E lo dico perché magari un giovane di un paese occidentale, se uno gli dice appunto la famiglia è un baluardo dell'oppressione capitalista, quello ti potrebbe dire sì, forse lo era per mio nonno, adesso non è più vero. Il problema è che l'oppressione si pone sempre in forme nuove, sempre attraverso diciamo delle modalità differenti, ma che riescono sempre a mantenere diciamo il punto fondamentale, che è diciamo, l'asservimento della classe produttrice, quindi del proletariato da parte della classe dominante. E questo è un aspetto fondamentale, proprio per non confondere gli aspetti, diciamo così, transeunti, gli aspetti storicamente in via di sviluppo del capitalismo con quelli che sono invece i suoi capisaldi, i suoi aspetti fondamentali. Per esempio, ormai nei paesi capitalisti più avanzati, i paesi anglosassoni, ma anche alcuni paesi del Nord Europa, la maggior parte dei figli sono concepiti o sono allevati da famiglie, diciamo così, non tradizionali, se per tradizionali si intende la madre e il padre biologico del bambino, quindi sono single parent, famiglie ricostruite, eccetera, eccetera. Questa è una cosa appunto che 100 anni fa sarebbe stata inconcepibile, nel senso che sarebbe andata contro quella che era la morale dominante dell'epoca. Ovviamente il capitalismo riesce a sopravvivere a questo sviluppo, non riuscirebbe invece a sopravvivere a uno sviluppo in cui ovviamente i lavoratori riuscissero a conquistare dei diritti tali che avrebbero difficoltà a fare profitti. Quindi da questo punto di vista bisogna stare attenti a adeguare sempre l'analisi allo sviluppo. È stato fatto prima giustamente l'esempio delle sex worker, anche qui questo è un tema legato a questo aspetto. Ci possono essere delle donne, credo molto poche, ma ci possono essere delle donne che possono avere l'illusione di essere, tra virgolette, libere nel fare quel mestiere. Ovviamente questa è un'illusione, è parte dell'ideologia borghese, esattamente come la donna sottomessa che deve portare, diciamo, da mangiare al marito e ai figli e stare buona in un angolo. Sono forme diverse, diciamo, di oppressione che ovviamente si evolvono esattamente come si evolvono le merci che noi usiamo, ma all'interno, diciamo, di questa evoluzione si mantiene l'aspetto chiave. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo essere in grado di sviluppare la nostra analisi sulla base, diciamo, anche dello sviluppo del capitalismo, che è poi quello che, diciamo, hanno sempre fatto i marxisti, per cui è ovvio che già, diciamo, la famiglia dell'epoca di Marx e Engels a quella che analizzano i bolscevichi ovviamente aveva degli aspetti differenti e adesso ovviamente ha degli aspetti ancora differenti. Quindi da questo punto di vista il nostro punto chiave è sempre partire, diciamo, dalle leggi fondamentali del capitalismo e poi vedere come si sviluppano tempo per tempo e non basarci esclusivamente su questi aspetti appunto che sono di oppressione, che invece possono essere tranquillamente superati, perché il capitalismo ovviamente è in grado di, diciamo così, cercare di andare oltre quelle che sono questi aspetti appunto per cercare di mantenersi al potere. Grazie. Lorenzo, mentre si prepara Francesca Martini, prendo solo un minuto per dirvi quali saranno le prossime discussioni che terremo nei prossimi sabati con i gruppi di studio marxisti, perché adesso metteremo nella chat il link con il nuovo modulo di registrazione, visto che con questo finisce il ciclo precedente, così chi volesse partecipare può già registrarsi. Noi avremo sabato 20 giugno, come avevo già anticipato, rivoluzione e controrivoluzione in Spagna 1931-1939. E sarà introdotta da Miguel Suescun. Sabato 27 giugno, la Comune di Parigi, quando i proletari hanno dato l'assalto al cielo con l'introduzione di Pietro Sassi, e sabato 11 luglio, l'attualità della Rivoluzione d'Ottobre, introdotto da Franco Ferrara. Sabato 4 luglio non ci saranno i GSM perché si terrà la Conferenza Nazionale dei Lavoratori di Sinistra Classe Rivoluzione quel fine settimana. Adesso vedo che è stato messo in chat, quindi chi volesse registrarsi può già farlo per ricevere i link, e lascio la parola a Francesca Martini per il suo intervento. Si prepara dopo di lei Serena Capodicasa. Okay. Sì, mi sentite? Sì. Sì, grazie. Allora, io appunto volevo fare un piccolissimo intervento. Non ti vediamo, però, se vuoi aperto il video. D'accordo.
Aspettate. Perfetto. Sì, ok. Sì, quindi dicevo che c'era una parte dell'introduzione molto interessante di Arianna che appunto ha ripercorso, approfondito e attualizzato l'opera di Engels, L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, in particolare la parte che sottolineava lei di come è illusorio credere che la battaglia per quelli che definiamo dei diritti civili fatta per via istituzionale sia appunto una pia illusione. E questo perché sappiamo bene che lo Stato non è altro che uno strumento della classe dominante, la classe borghese, che detiene i mezzi di produzione in questo sistema economico, il sistema capitalista, e che di conseguenza ha appunto tutto l'interesse a mantenere la classe proletaria, la classe lavoratrice suddivisa su base di genere, etnica, per orientamento sessuale, e quindi vuole appunto creare queste categorie discriminate che abbiamo detto sono le donne, gli immigrati, gli omosessuali, e questo non soltanto per suddividendo la classe lavoratrice, quindi creando queste suddivisioni, la depotenzia fino ad, ad atomizzare la classe lavoratrice, ma anche ovviamente per avere delle categorie da mantenere in questa condizione di subalternità, e quindi per avere delle categorie da sfruttare, quindi sulle quali creare del profitto, ovviamente poi da mantenere nelle mani di poche persone, che sono il famoso 1% che detiene più del 90% di tutta la ricchezza mondiale. E appunto volevo ricordare uno specifico episodio che dimostra tutto questo, come appunto agire per vie istituzionali non ha mai creato giustizia sociale, ma anzi, semmai, scusate, ma non riesco. C'era una parte che volevo rivedere, come si toglie questo? Ah, sì, scusate, quindi dicevo, c'era appunto un episodio specifico che secondo me è emblematico di quanto appena detto, che è il caso italiano della legge 20 maggio 2016, che ai più è nota come legge Cirinna, che è la legge che regolamenta appunto le unioni civili, che era partita come una legge che doveva promuovere il matrimonio egualitario, invece appunto sotto il governo Renzi è diventata una semplice legge sulle unioni civili, in cui alle coppie che appunto sono unite civilmente viene negato il diritto all'adozione e ad avere la tutela dei figli del partner. E ricordiamo infatti che anche lo stesso governo che ha approvato il Jobs Act, i tagli alle pensioni, al sistema sanitario e tutte le misure che hanno significato un aumento dei licenziamenti e della disoccupazione, quindi appunto un ulteriore colpo importante non solo al movimento operaio, ma appunto soprattutto per quei settori di lavoratori più deboli e discriminati, quindi quelli che dicevamo prima, immigrati, donne ed omosessuali. Quindi tutto questo a riprova di quello che noi marxisti sosteniamo continuamente, che è soltanto attraverso una lotta unitaria in un'ottica di classe tra tutte queste categorie oppresse, allo scopo di rovesciare questo sistema economico e le divisioni di classe di questa società che vengono alimentate da questo sistema economico,
che appunto si possono risolvere contemporaneamente tutte queste discriminazioni ed oppressioni. Quindi era semplicemente questa osservazione che volevo rimarcare. Grazie, ho finito. Grazie Francesca. Ora c'è Serena capo di casa, si prepara Marco Cucinotta. Sì, io volevo ricollegarmi ad un passaggio dell'ottima relazione di Arianna in cui spiegava la necessità di legare, di inserire la lotta per la liberazione delle donne all'interno del contesto più generale della lotta di classe e della lotta contro il sistema che in ultima istanza genera l'oppressione. Ora, io credo che questa necessità noi in realtà la vediamo dimostrata ed è emersa nella stessa esperienza storica, nel senso che le principali conquiste in termini di diritti civili per in particolare le donne sono state ottenute in un contesto molto, molto preciso, e cioè di ascesa e di risveglio delle mobilitazioni operaie anche in un'occasione di rivoluzionaria vera e propria. Sto parlando a tutta la fase di ascesa delle lotte dopo l'autunno caldo, che ha visto appunto ottenere delle conquiste importanti come la riforma del diritto di famiglia, il diritto al divorzio e all'aborto. Ora, spesso queste conquiste si sente fare riferimento come conquiste del femminismo, lotte femministe. In realtà, appunto, se andiamo a vedere più da vicino che cosa è successo in quella fase storica, quindi diciamo negli anni 70, tutta l'elaborazione teorica dei gruppi, dei collettivi femministi era caratterizzata da un'impostazione piccolo borghese che di fatto non è mai riuscita ad avere un radicamento di massa tra le lavoratrici, e quindi in realtà non era molto distante da quello che poi è stato un processo invece di massa che ha portato appunto a quelle conquiste. Ci sono alcuni esempi, pensiamo al gruppo Rivolta Femminile di Carla Lonzi, che per esempio metteva al centro la questione della cultura, anche della lotta contro la cultura ritenuta in generale appunto un'entità maschile, e al centro della pratica la questione dell'autocoscienza, quindi di un ripiegamento di fatto intimista attorno all'esplorazione della soggettività, che di fatto si estraniava da quella che era la lotta reale per la conquista dei diritti, a livello che fino al punto di rifiutare rivendicazioni come il diritto al divorzio, il diritto all'aborto, che venivano considerate come delle concessioni che in realtà erano funzionali dal loro punto di vista a mantenere l'oppressione delle donne. Altri gruppi, come Lotta Femminista, che poi cambiò nome in Movimento Femminista, avevano un'impostazione che in termini teorici si rifaceva alla lotta di classe, anche perché provenivano da organizzazioni della sinistra rivoluzionaria come Potere Operaio. Addirittura si chiamavano femministe marxiste, quindi quella che per noi è una contraddizione in termini. E mettevano al centro la questione del separatismo dal punto di vista dei metodi, su cui già diversi compagni sono intervenuti, e di fatto rinunciavano appunto ad inserire la lotta per i diritti delle donne all'interno della lotta di classe più generale. Significativo è il fatto che una delle rivendicazioni che portavano avanti era quella del salario per il lavoro domestico, quindi di fatto accettando la reclusione delle donne dentro le mura domestiche, e quindi rinunciando all'inserimento delle donne nel lavoro e quindi nel movimento operaio in generale. Come ha spiegato Arianna, ha giocato un ruolo progressista proprio nell'inserire le donne all'interno della lotta di classe più in generale.
Ora, c'è da dire che gruppi come questo furono molto attivi nel movimento, per esempio, per il diritto all'aborto. Ma se andiamo a vedere appunto il sostegno di massa che questi movimenti ebbero nella società, pensiamo ai 19 milioni e rotti di voti proprio in difesa del divorzio nel referendum nel 74, piuttosto che le lotte, le manifestazioni con decine di migliaia di persone in piazza in lotta appunto per ottenere il diritto all'aborto, poi con la 194, ecco, vediamo che c'era una base di massa nella società che andava ben oltre quello che era il radicamento appunto di questi collettivi nella classe, in particolare tra le lavoratrici. Un po' quello che abbiamo visto anche nel punto massimo del movimento Non Una di Meno nel 2017, quando lo sciopero dell'8 marzo ha avuto una partecipazione che andava ben oltre quella che fu stata la capacità della rete Non Una di Meno appunto di radicarsi e di fare un lavoro rivolto alla classe e alle lavoratrici. Quindi non si può capire come è stato possibile ottenere quelle conquiste se si prescinde dal contesto più generale di ascesa delle lotte a partire dal 68, ma soprattutto dall'autunno caldo, che ha avuto una scia negli anni 70, in cui i padroni hanno fatto delle concessioni di fronte al fatto appunto di al rischio di poter perdere il controllo della società e il potere sulla società. E non si capisce, diciamo, non si capiscono queste conquiste se non si inseriscono all'interno di un contesto in cui quindi la classe ha percepito la sua forza e all'interno della classe le lavoratrici hanno giocato un ruolo importante. Pensiamo per esempio allo sciopero della Marzotto, che è stato appunto uno dei primi, che è stato un precursore di quello che poi è stato successivamente l'autunno caldo, in cui le lavoratrici hanno giocato un ruolo centrale, tra l'altro in un contesto di una fabbrica dove l'atteggiamento paternalista da parte del padrone era particolarmente opprimente e soffocante. Per cui è questo, diciamo, il punto che ci deve anche essere, come dire, di ispirazione e di ci deve aiutare anche a comprendere il contesto in cui noi viviamo attualmente, e perché anche appunto le lotte contro la violenza sulle donne, comunque il movimento che c'è stato a livello internazionale, si è inserito all'interno appunto di un contesto storico in cui il capitalismo ha mostrato la sua totale inadeguatezza a garantire livelli di decenza appunto alla vita della stragrande maggioranza della popolazione, e tanto più oggi con l'emergenza sanitaria e la pandemia noi vediamo riemergere questa necessità appunto di legare la lotta per riconquistare i diritti alla lotta di classe più in generale. Perché dico che lo vediamo particolarmente in maniera acuta oggi? Perché con la pandemia le donne sono state il settore della classe che ha subito maggiormente tutto, diciamo, quello che si è prodotto in questa fase, a partire dalle donne che hanno lavorato in smart working dovendo però tenere e curare i bambini a casa con le scuole chiuse, ma pensiamo che in tutti i settori che sono stati in prima linea, la sanità, la grande distribuzione, oppure pensiamo appunto alle RSA, le donne giocano un ruolo chiave all'interno di questi settori della classe lavoratrice, e si è creata appunto in questi settori una nuova coscienza che appunto ha fatto anche vivere un contesto di mobilitazione generale appunto della classe, in cui però si è posto anche la necessità di portare avanti i temi appunto specifici dell'oppressione delle donne. Ora, c'è da dire che c'è una differenza fondamentale rispetto quella che è stata la fase di conquista dei diritti negli anni 70, perché appunto in quella fase lì il contesto economico non era un contesto di crisi profonda come quella di oggi. I padroni potevano concedersi delle concessioni per poter appunto salvare il sistema e mantenere appunto il controllo del sistema.
Oggi vediamo che non è più così e che tra l'altro quelle conquiste sono state completamente rimangiate appunto dalla crisi che si è prodotta e comunque negli anni sono state via via logorate. Per cui se pensiamo anche alle migliori elaborazioni da parte del movimento e dei collettivi femministi, penso per esempio al gruppo De Mau con tutta l'elaborazione su il parto attivo, il ruolo della donna attivo nel parto, piuttosto che il ruolo educativo degli asili nido, piuttosto che la questione della prevenzione, della salute, tutta quell'elaborazione che poi è stata anche alla base della concezione dei consultori, ecco, vediamo che sono tutte idee valide, ma che però nell'ambito del sistema capitalista sono costantemente sotto attacco e quindi oggi più che mai in un contesto in cui comunque il sistema non ha neanche quei margini per poter concedere piccole riforme, non solo si pone la necessità di appunto legare in una lotta generalizzata tutte queste questioni appunto all'interno del movimento della classe generale, ma si pone anche in termini particolarmente urgenti anche la necessità di legare queste rivendicazioni ad una prospettiva rivoluzionaria per abbattere il sistema che è alla base dello sfruttamento della classe nel suo insieme e nello specifico dell'oppressione delle lavoratrici. Grazie. Grazie Serena. La parola a Marco Cucinotta per l'ultimo intervento, poi lasceremo la parola alle conclusioni ad Arianna. Sì, ok. Allora, io in realtà volevo cogliere la palla al balzo dell'intervento che ha fatto Lorenzo per toccare un tema che è stato sollevato e che mi sta particolarmente a cuore, che è quello della prostituzione. Cioè, noi dobbiamo essere consapevoli di un fatto fondamentale, che le condizioni all'interno del capitalismo per lo sviluppo della prostituzione sono due. Una è la povertà, l'altra è la mercificazione del corpo delle donne. Perché in un sistema in cui la mira, l'obiettivo fondamentale sia il profitto, è inevitabile che il capitalismo ingoi qualsiasi cosa e ne renda merce. Penso all'arte, penso all'esistenza, perché di fatto lo sfruttamento non è altro che questo. E penso ovviamente in particolare alla mercificazione del corpo delle donne, che si palesa in molteplici forme, ma che è particolarmente evidente nella prostituzione. Questo noi lo vediamo in ambito criminale, nello sfruttamento illegale della prostituzione, ma lo vediamo anche in ambito legale, nei paesi dove la prostituzione è legale. Beh, qualcuno può dire, sì, però comunque dove la prostituzione è legale c'è un miglioramento delle condizioni di vita delle prostitute. Allora, io vorrei citare anche, diciamo, delle testimonianze che ho letto qualche anno fa di alcune prostitute che hanno lavorato effettivamente nei paesi dove la prostituzione è legale. Noi dobbiamo tenere presente che quando parliamo di lavori privati, cioè che abbiano come presupposto la proprietà privata, questi lavori sono soggetti alle leggi della proprietà privata, sono soggetti alla concorrenza, per esempio. Questo che cosa comportava, e questo appunto lo scrivevano le prostitute che testimoniavano, che spesso venivano richieste loro delle prestazioni vergognose, parlo di zoofilia, parlo di feticismo estremo, parlo di maltrattamenti, tutte cose che insomma veramente scabrose, ma alle quali le prostitute si potevano o no rifiutare di attendere, perché quello che dicevano le prostitute era proprio questo: il fatto che, bene, io non ero disposta ad andare a letto con un cane, però in virtù della concorrenza dal lato della porta accanto magari c'era qualcuno disposto a farlo, e proprio per questo diventava una vera e propria costrizione. Una costrizione chiaramente dalla quale non si poteva assolutamente uscire. Quindi guardiamoci bene dal dire che la legalizzazione, la tassazione, tutte queste proposte che anche a sinistra spesso trovano riscontro, possono essere un effettivo miglioramento delle condizioni delle donne. Ma magari ci può essere anche qualcuno che dice sì, però tutto sommato le prostitute non sono per strada. Sì, ma noi proviamo anche a raffigurarci un mondo in cui la prostituzione sia alla luce del sole. Quali conseguenze anche culturali, visto che la borghesia mette
lotta per l'emancipazione della donna esclusivamente sul piano culturale, quali conseguenze culturali può avere un fenomeno generalizzato della legalizzazione della prostituzione? Cioè guardare alle donne esclusivamente come una merce da poter vendere. Quindi stiamo attenti quando parliamo della prostituzione come di un luogo in cui la donna si può emancipare. La prostituzione è sempre il frutto di un'oppressione e mai appunto un luogo in cui la donna si può emancipare. Poi volevo toccare rapidamente altri due punti che sono stati sollevati. Uno è la questione del soggettivismo. Cioè una, in un certo senso, presa di posizione dell'individuo come se l'individuo potesse emanciparsi per una propria spinta individuale senza assolutamente tenere conto dei movimenti di massa, degli interessi di classe. Ecco, io vorrei anche che la sinistra multicolore che oggi propone queste teorie si rendesse conto di una cosa. Il primo a formulare una teoria è probabilmente anche meglio di tutti quelli che le formulano adesso, a formulare una teoria del genere è stato Nietzsche, quello stesso Nietzsche che è stato recuperato dal nazismo, dal fascismo, eccetera, eccetera, ma indipendentemente dalle discussioni se era nazista, se era fascista, se non era fascista, Nietzsche aveva un profondo disgusto nei confronti dei movimenti proletari dell'epoca e proponeva un progetto di emancipazione dell'uomo, almeno così lo chiamava lui, progetto di emancipazione, che partisse da una spinta individuale. Ma al di là di Nietzsche io vorrei sottolineare che nella sua genesi la spinta totalmente individualistica ha appunto nella sua genesi un distanziamento e come dire una subordinazione degli interessi della massa da parte dell'individuo, mentre nella società alla quale auspichiamo noi chiaramente il benessere dell'individuo e anzi l'emancipazione dell'individuo è garantita dalla democrazia di massa. Chiaramente questo non è un passaggio immediato, non significa che l'indomani della rivoluzione saremo tutti immediatamente, pienamente emancipati, faremo tutto quello che vorremmo. Lenin spiegava chiaramente che i problemi del capitalismo continueranno a interessare la fase immediatamente successiva alla rivoluzione, che le stesse classi sociali rimarranno ancora per tempo e si dissolveranno nei processi rivoluzionari. Ultimo aspetto, e dopodiché mi taccio, sempre che questo non è stato sollevato, riguarda la questione culturale. Cioè la tendenza a vedere nel metodo di emancipazione femminile solo, come dire, dei presupposti culturali. Presupposti culturali che a volte scemano anche in delle considerazioni quasi sdegnose nei confronti delle classi popolari. Non so, si pensa che il femminismo sia garantito dall'ignoranza della popolazione, come se regalare un libro dell'origine della famiglia e della proprietà privata dello Stato possa, in un certo senso così, dal nulla portare a un'emancipazione generale collettiva delle donne. Ma la questione ovviamente non è questa, non riguarda solo la quantità dell'informazione, tanto che vorrei sottolineare a proposito dello sviluppo culturale che abbiamo una storia piena di intellettuali, di gente coltissima che difendeva posizioni strettamente classiste, addirittura in maniera molto estrema, penso ad Heidegger, penso a Rosenberg, penso ai gerarchi nazisti, persone di grande cultura che in ogni caso si erano fatti garanti della repressione e dell'oppressione di genere e non solo. Chiaramente la questione non è questa, semmai questa prospettiva serve a mascherare quelle che invece devono essere le reali rivendicazioni concrete e soprattutto economiche. Mi riferisco a asili nido gratuiti, lavanderie per la socializzazione del lavoro domestico e tutta una serie di questioni che sono fondamentali per l'emancipazione della donna. Detto questo, concludo e nulla. Grazie. Perfetto. Allora, a questo punto, se Arianna provo a fare io, altrimenti... Ecco qua. Lascio la parola ad Arianna per le conclusioni di questa discussione. Grazie, Alessio. No, compagni, una discussione veramente molto, molto ricca. Io ringrazio tutte le persone che sono intervenute, perché il tema, essendo estremamente vasto,
come dire, ha portato anche me nel elaborare un po', nel pensare questa relazione introduttiva, nel dover necessariamente, diciamo così, fare anche delle scelte, e alcuni temi in qualche misura non ero riuscita a inserirle all'interno. Ringrazio chi è intervenuto, i compagni, le compagne, per averli sollevati, perché sono temi importanti. Uno di questi è la questione della prostituzione. Mi collego a quest'ultimo intervento che è stato fatto, unitamente anche a quello di Federica, perché è un tema che sicuramente negli ultimi anni è tornato alla ribalta all'interno di un certo femminismo, provocando anche, come dire, odiosi ed efferati contrasti tra le varie aree di cui parlava Federica nel suo intervento. Addirittura noi abbiamo assistito, insomma, diciamo, a scontri verbali nel corso di alcuni cortei, in occasione, se non sbaglio, forse dell'8 marzo, spero di non sbagliare, e questo, diciamo, è un esempio di come poi queste ideologie provochino divisioni profonde all'interno del movimento. Sulla questione delle sex workers, anche lì, come dire, io sono molto d'accordo sull'ultimo intervento che è stato fatto di Marco, spero di non sbagliare il nome, non l'ho segnato, che sottolineava appunto l'idea ipocrita, in buona sostanza, secondo la quale noi siamo liberi di scegliere. Noi non siamo liberi di scegliere realmente, nel profondo. Una donna che sceglie di prostituirsi liberamente, in maniera realmente libera, non può esistere in un sistema economico nel quale tutto è merce, nel quale nella stragrande, nella quasi totalità dei casi, questa scelta dipende dalla propria estrazione sociale, dalle proprie condizioni economiche, dalla mancanza di una serie di tutele, di possibilità che vengono sottratte a larghissime fasce della popolazione. Quindi trovo che sia, diciamo, un atteggiamento appunto illusorio nel miglior, diciamo, nel senso più soft, diciamo, nell'accezione più soft che gli posso dare, se non addirittura ipocrita, pensare che una donna desideri appunto, come dire, prostituirsi per propria libera scelta. Sappiamo perfettamente che in un sistema dominato dalla logica del profitto e della mercificazione, la prostituzione non è una scelta, è una imposizione, una necessità. L'esempio che faceva il compagno della costrizione, non costrizione, tra virgolette, di appunto sottoporsi a determinate pratiche richieste dal cliente, nel racconto che questa lavoratrice, questa sex worker, questa prostituta faceva, è esattamente, è un esempio estremamente calzante da questo punto di vista. Cioè, quanto era realmente libera in una logica che è dominata appunto dal libero mercato, questa donna, di poter scegliere, sapendo che avrebbe perso un cliente, quindi avrebbe perso in sostanza il proprio approvvigionamento, il proprio salario. Quindi io credo che questo è un tema molto delicato, e bene che si sia sollevato. Io credo che noi abbiamo avuto un dibattito molto onesto, intellettualmente, politicamente, molto trasparente da questo punto di vista, perché ha toccato temi molto delicati come questo, ma anche, come dire, testimoniato il fatto che nessuno di noi vuole, come dire, fare una narrazione fasulla di quella che è stata, diciamo, di quello che è stata il rapporto tra il movimento operaio e queste, diciamo, e queste tematiche, o meglio lo sviluppo di queste tematiche all'interno del movimento operaio. Ci sono stati momenti molto bassi,
e questo nell'intervento credo di Margherita, Margherita lo ha spiegato molto bene. Momenti molto bassi, io lo dicevo anche no, nella relazione, riferendomi agli scioperi dei minatori britannici, no? Cioè, quelle organizzazioni erano organizzazioni che erano il prodotto comunque di decenni di degenerazione da questo punto di vista, in cui le conquiste, gli avanzamenti, le idee progressiste, estremamente e realmente progressiste della rivoluzione d'ottobre erano state annientate ed annacquate, lasciando il passo a modalità reazionarie che poi si rinsinuavano anche all'interno delle nostre organizzazioni tradizionali del movimento operaio, e noi questo non lo dobbiamo nascondere. Io credo, non dobbiamo sottacere questo elemento, fa parte della nostra storia, è un elemento che noi come tendenza marxista internazionale combattiamo duramente. Lo dimostra il fatto che abbiamo dedicato un documento apposito nel nostro congresso mondiale proprio a queste tematiche, perché abbiamo ritenuto non importante, fondamentale confrontarci su queste tematiche. Margherita diceva una cosa molto giusta: i marxisti sono spesso accusati di non essere in possesso del necessario bagaglio teorico per poter discutere, per potersi approcciare, per poter prendere delle posizioni in merito a tematiche come queste, e credo che questo sia importante. Noi come tendenza marxista internazionale abbiamo voluto invece approfondire queste dinamiche attraverso lo studio, la lettura, l'elaborazione di documenti politici, di articoli, di approfondimento di queste tematiche, perché crediamo che tutto quello che avviene all'interno della classe sia un argomento che deve interessarci, necessariamente deve interessarci, soprattutto nella misura in cui queste tematiche sono tematiche che la classe sente nel suo insieme, soprattutto le nuove generazioni. Cioè, c'è una spinta, no, nei confronti di tutto quello che è il mondo della battaglia dei diritti civili, per quanto concerne la questione di genere, dell'omosessualità, insomma c'è una spinta enorme, una richiesta di avanzamento, di progressismo da parte dei giovani, che ignorare sarebbe semplicemente sciocco, sarebbe criminale, anzi direi. Per cui noi abbiamo voluto, in un documento che ora è pubblico, chiedo magari ai compagni se lo vogliono linkare nella chat, in un documento pubblico noi abbiamo discusso in un congresso, come spiegavo prima, mondiale, proprio queste teorie, per poter sviluppare delle posizioni, perché insomma dobbiamo, ecco, si chiama marxismo versus politiche identitarie. Perché? Perché vogliamo confrontarci con tutto quello che accade nella classe, non può che essere così, ed avere, comunque assumere delle posizioni chiare, perché quindi non vogliamo ingannare nessuno da questo punto di vista, e abbiamo gli argomenti per poter rispondere anche a chi ci accusa di non avere, come giustamente spiegava Margherita, gli strumenti adatti. Dopodiché, accanto a tutto questo c'è una storia gloriosa, una spinta importante che la rivoluzione bolscevica, che il marxismo nella sua versione più genuina, che è quella che noi portiamo avanti oggi, ha dato, e lo abbiamo spiegato, è stato spiegato in vari interventi, l'ho spiegato io nella relazione, alla causa dell'emancipazione delle donne. Il lavoro tra le donne, di cui Margherita anche parlava, che veniva fatto, insomma, proprio come indicazione anche appunto della Terza Internazionale rispetto ai partiti comunisti, era un lavoro appunto in cui si diceva: non bisogna fare un'agitazione
femminista all'interno del partito, bisogna fare un'agitazione socialista tra le donne. E questo è un po', io credo che in questa frase si condensi un po' tutta la nostra posizione, cioè la reale equiparazione dei diritti sta proprio nell'equiparazione anche delle possibilità che si hanno, anche all'interno dell'attività politica che noi facciamo e della battaglia che si deve condurre anche all'interno, diciamo, della militanza per ritagliarsi uno spazio che non sia formale da parte appunto delle donne, di prendere parola, di elaborare e di contribuire realmente al dibattito e alla militanza. Non, come dire, i diritti li conquistiamo appunto sul campo, sulla battaglia, come spiegavo, nella battaglia, come spiegavo prima, e non abbiamo bisogno di concessioni da questo punto di vista, ma cerchiamo un'equiparazione appunto nella lotta diciamo nella materialità. Mi volevo soffermare, poi magari adesso mi dici quanto tempo ho a disposizione, così io mi regolo meglio, su alcuni, insomma, alcuni interventi. In particolare ho trovato anche molto interessante quello di Lorenzo, su alcuni interventi che si soffermavano sull'aspetto della battaglia culturale. L'ho trovato interessante perché, insomma, mi sono ricordata di un articolo che avevo letto tempo fa, che parlava proprio di come, e Lorenzo lo ringrazio per il suo intervento perché credo che sia servito molto, che possa essere molto utile come spunto proprio per attualizzare la discussione. Cioè lui diceva, in buona sostanza, noi dobbiamo come dire, adattare la nostra analisi anche al capitalismo che cambia e quindi essere assolutamente sempre, diciamo, sul pezzo da questo punto di vista. Cos'è però che cambia in realtà, come spiegava lui nel suo intervento? Non cambia nei rapporti di produzione, nei rapporti di potere che insistono all'interno della società. Quelli restano, diciamo, come dire, fissi, tra virgolette, no? C'è una società divisa in classi, lo abbiamo spiegato in più passaggi. Però c'è un elemento che cambia, è un elemento sovrastrutturale, o meglio culturale. Cioè non è vero, come dire, noi abbiamo la nostra ideologia, siamo marxisti, siamo militanti rivoluzionari e abbiamo la nostra ideologia. Parimenti la borghesia ha la propria. E l'ideologia della borghesia, come dire, utilizza tutti gli elementi sovrastrutturali a propria disposizione, e ne ha tanti, perché controlla le televisioni, perché controlla i mezzi di informazione, eccetera, per poter, come dire, far rientrare, no, in seno alla propria logica di mantenimento dei rapporti di potere, così come sono a suo favore, ovviamente, anche tutte quelle spinte progressiste che la società, che le persone hanno, che le masse hanno. A cosa mi riferisco in particolare? In questo articolo leggevo questo, diciamo, excursus, diciamo, faceva tutta una serie di esempi, basandosi sulla contenutistica dei cartoni animati della Walt Disney e di come questa, diciamo, i valori che venivano veicolati attraverso questi cartoni animati nei decenni cambiavano. Quindi si partiva da Biancaneve, quindi con il suo ruolo appunto materno, l'angelo del focolare, via discorrendo, e si modificavano fino ad arrivare ad oggi, che abbiamo adesso, io non sono molto aggiornata sugli ultimi passaggi, però per esempio un personaggio come Rebelle, se non sbaglio il nome, che è un personaggio, diciamo, tendenzialmente che potremmo definire, non so, femminista, o comunque una donna, una ragazza, una giovane donna, che si vuole emancipare, che rompe con i vincoli, diciamo, imposti dal patriarcato. Ora, la Walt Disney è, insomma, un po' una grande, diciamo, è un emblema, un simbolo, insomma, no, del capitalismo. Che cosa ci dice questa cosa qua? Ci dice che il capitalismo è anche molto intelligente nel raccogliere queste spinte e veicolarle, convogliarle e normalizzarle nella propria, diciamo, nella sovrastruttura che propone.
Quindi tutto quello che dà battaglia sul piano culturale è una battaglia fasulla, perché il capitalismo è perfettamente in grado e ha mezzi molto potenti per poter, come dire, normalizzare queste spinte, renderle degli elementi di valore e in qualche modo poi ingannare, no? Le masse da questo punto di vista. Per questo la battaglia culturale lascia assolutamente il tempo che trova, perché da una parte ci fanno vedere Rebelle o ci fanno vedere una serie di personaggi, mi riferisco sempre a questa cosa dei cartoni animati, no? Una serie di personaggi diciamo di provenienza etnica diversa, quindi non bianchi, occidentali, eccetera, ma iniziano a esserci poi nei cartoni animati della Disney da un certo punto in poi, rappresentati appunto, no? Come piace tanto agli intersezionalisti, la rappresentazione, cioè l'idea che debbano essere rappresentati tutti i generi, tutte le tendenze sessuali, tutte le etnie all'interno di un contesto, no? Culturale. Ma questo elemento è un elemento ipocrita, assolutamente ipocrita, nella misura in cui rappresentiamo tutti, ma di fatto gli afroamericani che oggi sono in strada a fare le barricate sono persone senza alcun diritto, senza alcun diritto. E gli afroamericani che sono rappresentati all'interno delle sitcom americane sono borghesi, sono piccolo borghesi. Nulla hanno a che fare con quella narrazione lì, come piace tanto dire a questo neofemminismo, no? L'idea che sia così importante la narrazione. Ma quella narrazione lì è una narrazione fasulla. È una narrazione che nulla ha a che fare con la realtà di milioni di persone che vivono in uno stato di arretratezza, di mancanza di diritti, di disoccupazione, di mancanza di servizi e quant'altro. Quindi ecco perché il rovesciamento tra struttura, quindi l'aspetto più culturale, eccetera, e struttura è estremamente pericoloso, perché può ingannare, ci può ingannare. Quindi tutto quello che all'apparenza può sembrare radicale e progressista, in realtà è un modo in cui, attraverso il quale poi il sistema di capitale riesce a coinvolgere queste spinte, no? Da questo punto di vista, e si giova ovviamente di tutte queste teorie che non è un caso che trovino tanto spazio all'interno degli Atenei. Non è un caso. Soprattutto, ripeto, in Canada, negli Stati Uniti, questo è un fenomeno molto forte, no? Cioè, un marxista per trovare un'aula all'interno, cioè un gruppo marxista per trovare un'aula all'interno di un'università si deve fare in mille pezzi ed è molto difficile, no? Questa nuova intelligenza invece ha molto spazio, no? Ha dei propri docenti, eccetera, eccetera. Non è casuale, insomma, che sia permesso tanto a questi signori. Cambiando completamente, non vorrei prendere troppo tempo, se no faccio una controrelazione, molto credo che sia emerso e mi fa molto piacere, insomma, il fatto che, come dire, perché anche lì non nascondiamo nulla, da molti interventi, insomma, è emerso l'elemento della degenerazione stalinista di tutto quello che era appunto l'esperienza della rivoluzione d'ottobre. Questa degenerazione ha portato con sé tante cose, tra cui, rispetto a quello di cui abbiamo discusso oggi, anche un arretramento estremo di tutta una serie di conquiste che erano state ottenute. Qualcuno, insomma, lo ha detto, l'omosessualità era stata depenalizzata e sotto lo stalinismo invece è tornato ad essere un reato, e comunque si è promossa una un senso familistico appunto arretrato, patriarcale, insomma, della famiglia, eccetera, eccetera. E la tendenza marxista internazionale si rifà ai valori della rivoluzione d'ottobre, dell'esperienza che i bolscevichi hanno condotto in quella rivoluzione e subito dopo, prima della degenerazione stalinista. In molti interventi è stato spiegato, sono stati spiegati vari passaggi molto bene, però questa è una distinzione che noi ci sentiamo di fare, appunto, considerando lo stalinismo un'aberrazione per tutta una serie di
i motivi che non ho il tempo di stare qui a dire, però in questo senso, diciamo, i crimini dello stalinismo sono, diciamo, anche rispetto a quello di cui stiamo discutendo oggi, di cui abbiamo discusso oggi, sono assolutamente evidenti, e da questo punto di vista dobbiamo sempre, credo, fare estrema chiarezza. Due ultime cose e chiudo. Ho trovato interessante l'intervento di Simone Burru sulla questione del lavoro domestico, perché su questa roba qui, diciamo, tutte queste teorie hanno costruito tanto. Allora, quello che lui dice è assolutamente vero, cioè il lavoro domestico, che è un lavoro appunto gratuito, rientra all'interno del processo produttivo come lavoro appunto di riproduzione, diciamo, come elemento di diciamo riproduttivo. Ora però la nostra posizione è quella di socializzare il lavoro domestico, cioè di renderlo una responsabilità collettiva e non un problema, come spiegavo prima, individuale. Ed è vero che in questa epidemia, in questa pandemia, si è vista tutto il peso che le singole famiglie e in particolare le donne hanno, diciamo, sentito gravare sulle proprie spalle rispetto alla famiglia e all'impossibilità di usufruire anche di quei pochi, ormai ridotti all'osso, servizi di cui diciamo abbiamo possibilità di usufruire. Perché faccio il focus su questa cosa qua? Perché su questa questione del lavoro domestico, che appunto non è produttivo nella misura in cui non produce, diciamo, un valore economico in termini di salario, però è chiaramente ha un valore sul piano della riproduzione della forza lavoro, su questo si sono costruite, diciamo, degli impianti teorici che hanno poi condotto all'idea di che fosse necessario rivendicare un salario per le casalinghe. Ora, questa idea qui è un'idea che noi non abbracciamo e consideriamo scorretta, nella misura in cui, invece di emancipare le donne, di permettere loro di scegliere che cosa vogliono fare, in buona sostanza relega, diciamo, in maniera inequivocabile e senza via d'uscita al lavoro domestico e di cura. E noi invece promuoviamo e pensiamo che la soluzione sia la socializzazione del lavoro domestico. L'ultima cosa, ho trovato eccellente l'intervento di Serena, che ha spiegato molto bene, diciamo, i limiti profondi del femminismo anche, insomma, in Italia, portando l'esperienza italiana, e ne trago solo un elemento, perché ha detto tutto in maniera assolutamente eccellente, ne trago un elemento, ossia la necessità di distinguere sempre, giustamente lei diceva, i movimenti femministi non avevano radicamento di massa, di fatto, per una serie di motivi, in particolare per le loro pratiche e teorie spesso poco comprensibili, diciamo, da un punto di vista generale, e comunque anche per una serie di pratiche che mettevano in campo, dove dobbiamo sempre distinguere la base dei movimenti dai loro vertici e dalle loro direzioni. E quello che spiegava anche Francesca nel suo intervento è abbastanza significativo, no? Cioè di come poi alla fine questi movimenti, ed è successo anche con Una di Meno, questi movimenti, nel momento in cui le masse li accompagnano, se ne fanno, qualche dire, chiedono loro rappresentanza, soprattutto in assenza di una rappresentanza politica di un partito dei lavoratori, in Italia questa è la situazione, sono sospinti e quindi arrivano a fare cose anche molto radicali, come contestare a Verona il congresso delle famiglie e arrivare, no, a far mettere in discussione il decreto Pillon. Dopodiché, quando il movimento generale, quando le masse si ritirano, le direzioni di questo movimento, che sono direzioni piccolo borghesi, fanno una serie di passi indietro, iniziano a dialogare con le istituzioni, e questo è accaduto anche nel movimento Non Una di Meno, quando in prima battuta la richiesta, appunto, mossi dall'importante partecipazione delle masse, era quella di abolire senza se e senza ma l'obiezione di coscienza, che è una cosa inaccettabile in qualsiasi paese che si possa definire avanzato. Quando le masse hanno abbandonato gradatamente il movimento ed è rimasta solo la direzione, la testa del movimento, una testa piccolo borghese,
questa rivendicazione è stata moderata, è stata asciugata e si è arrivata a chiedere la regolamentazione dell'obiezione di coscienza, che peraltro è una presa in giro nella misura in cui di fatto la legge in Italia già dovrebbe regolamentare l'obiezione di coscienza, dopodiché questo non succede nella prassi, nella pratica, e però la legge già c'è, quindi stiamo chiedendo acqua a riaffitta. Io chiudo qui, credo che sia stata una discussione estremamente ricca, interessante, mi auguro insomma di essere riuscita un po' a portare quella che è la nostra appunto posizione rispetto alla questione femminile, che è una posizione appunto che adotta il punto di vista peculiare di classe, e invito insomma tutti coloro che non l'avessero fatto a visitare i nostri siti e a leggere i nostri articoli, ne sono stati postati vari nella chat, ma comunque li trovate in rete sui nostri siti, e ad aderire a Sinistra Classe Rivoluzione, la sezione italiana della Tendenza Marxista Internazionale. Grazie. Beh, grazie mille ad Arianna per queste conclusioni. E niente, ha già detto tutto lei, anche la parte sui link, sulle adesioni, sui siti, quindi io posso solo ringraziare tutti quanti per questa discussione, che è stata un'ottima discussione, mi permetto di dire anche una discussione con alcuni passaggi molto profondi, e che quindi sarà importante pubblicare poi sul nostro canale YouTube, in modo che tutti la possano ritrovare, consigliare, riascoltare con calma o suggerire. Niente, vi ricordo i prossimi appuntamenti. Lunedì abbiamo l'ultima intervista del nostro ciclo appunto di interviste sulla rivoluzione portoghese del 74-75, e poi, come ho già detto, partono le nuove discussioni di GSM. Vedo che è stato appena messo di nuovo il link per iscriversi e per aderire alla nostra organizzazione. Grazie ancora a tutti e buona serata. We'll be right back.